di raccolta dei rifiuti RAEE, apparecchiature elettroniche, dove sono in corso dei progetti importanti già da un paio d'anni di carattere transnazionale. Volevo quindi solo sottolineare come per noi Eurosportello è importante fare sinergia con attori che nel nostro territorio realizzano progetti europei. Anche noi facciamo parte di una rete che è Enterprise Europe Network, che è la più importante rete europea di emanazione della Commissione europea di supporto alle imprese sui temi dell'innovazione, della sostenibilità e dell'internazionalizzazione. Quindi accogliamo proprio con piacere questo secondo anno di così un po' messa a punto e anche dei risultati dei primi 2 anni di sperimentazione di questo progetto, proprio perché intendiamo valorizzare quello che è il partenariato europeo, soprattutto nella realizzazione dei progetti europei che riguardano la sostenibilità e l'ambiente, come in questo caso il progetto LIFE Dentistry. Quindi do buon ascolto a tutti, ringrazio tutti i partecipanti, do subito la parola a Paolo Paoli di ERA. Grazie mille per l'ospitalità, come tutti gli anni. Allora, mi presento, appunto, sono Paolo Paoli di ERA, sono il coordinatore in ERA SPA del progetto che oggi vedremo nella seconda parte di questo workshop, molto interessante. E cosa volevo dire? 5 minuti, perché alle 3:15 vi anticipo già che, se, insomma, dovrebbe tutto funzionare, ci collegheremo da Lione con il collegamento Skype con la United Nations University, che faranno l'intervento. E cosa voglio dire? Che innanzitutto benvenuti, perché ci troviamo a un anno di distanza dall'ultimo workshop che era dell'anno scorso su questo progetto, in generale sul tema del sistema RAE, che ancora oggi, per fortuna o purtroppo, vediamo come, da che parte è in continua evoluzione. Ora, chiaramente il cammino percorso oggi dove dovremo puntare per capire, appunto, il cammino che abbiamo percorso in questo anno e i prossimi passi. Cosa c'è? Oggi chiaramente ospita questo workshop il progetto Dentistry, che dopo vedremo, ma ve lo dico in 2 parole, è un progetto molto innovativo, altamente tecnologico, di intercettazione, tracciabilità e recupero di apparecchiature elettriche e elettroniche con sistemi prototipo innovativi sulla regione Emilia-Romagna. Quindi fase che copre quindi tutta la fase di raccolta in maniera innovativa, tracciabilità del trasporto e anche del recupero finale. In realtà questa giornata ci serve un po' tutto tondo per fare il punto su uno scenario complessivo a medio termine, diciamo, partendo e quindi sul sistema di gestione complesso delle apparecchiature elettriche e elettroniche, ma soprattutto perché ci troviamo di fronte a alcune sfide che adesso dirò e poi finisco. Però prima delle sfide, chiaramente partiamo da una situazione di alcune criticità che adesso ve le elenco, me le sono segnate qua. E di seguito, sul quale poi il progetto si inserisce, come i ragionamenti che faremo oggi si inseriscono, c'è la crisi economica che ha colpito l'immesso al consumo e chiaramente di conseguenza la produzione del rifiuto da apparecchiatura elettrica e elettronica, perché vi assicuro che i cali sono importanti. Solo per ERA, vi do un'idea, siamo passati nel 2011 da raccogliere 7-8 kg di abitante anno a riscendere a 5 kg di abitante. Quindi lo scenario è questo. C'è uno scenario normativo, purtroppo, poi vedremo, sicuramente ha fatto dei passi avanti, ma non è ancora completo, e in più ci troviamo una sfida importante della nuova direttiva europea del recepimento. Sicuramente abbiamo in Italia una bassissima resa di intercettazione, cioè siamo a 4 kg di abitante, quando l'obiettivo, vi do solo un numero, della nuova direttiva europea al 2019 prevede 3, 12, 13, 14 kg di abitante, quindi siamo molto, molto, molto lontani su questo. In più, abbiamo un sistema impiantistico ancora un po' che soffre un po' il nanismo, diciamo, non ha un avanzamento tecnologico elevatissimo, e comunque, purtroppo, è l'ultima cosa, che si sono instaurati in maniera ancora più forte con la crisi economica sistemi paralleli di gestione legale o illegale di RAE che non passano dai sistemi collettivi, dai consorzi, dal sistema, insomma, specifico, ma fanno fuoriuscire molti RAE dal sistema. Quindi, ultima parola, se vogliamo fare un salto di efficacia, efficienza, ma soprattutto per rendere questo comparto maggiormente industriale e produttivo, oggi vi lancio qualche tema e li analizzeremo punto per punto, nella prima parte e anche nella seconda. Cioè, il primo è recepire la direttiva europea nel miglior modo possibile, con degli obiettivi sfidanti, ma cercando di non fare gli stessi errori di errata semplificazione che vennero fatti tanto tempo fa a livello normativo, e soprattutto recepire adeguatamente l'1 contro 0, che dopo vedrete è l'obbligo del ritiro da parte del rivenditore,
verso il cittadino anche senza l'acquisto di un'apparecchiatura nuova. Quindi quando verrà recepita la direttiva europea, un cittadino potrà andare, adesso vedo qua il nostro collega di Mediworld che dopo parlare, da Mediworld, consegnando la vecchia apparecchiatura ma senza l'obbligo di acquistarne una nuova. Poi aumentare la resa di intercettazione. Oggi vedrete sull'Life, noi abbiamo spinto parecchio sulla frazione R4, per dire, volevo dire, piccoli elettrodomestici, la minuteria di consumo. Lì sopra oggi intercettiamo, abbiamo delle rese di intercettazione rispetto all'immesso consumo che sono bassissime al prodotto, cioè 10-15%, poi hanno regioni con punte anche più alte, ma siamo, vuol dire che un piccolo elettrodomestico su 10 viene intercettato, il resto non si sa dove finisce o finisce nel cassonetto dell'indifferenziato. E terza cosa, tracciabilità e trasparenza, per cercare di ridurre il problema dei canali paralleli illegali. E poi, non per ultimo, contrasto quindi questi canali informali, ma non per ultimo, e sull'Life l'abbiamo spinto molto, e oggi ANCI lo dirà Medivore, lo dirà Ecolite, lo diranno i partner del progetto, attenzione al cittadino, ma soprattutto aumentare la qualità e la prossimità per il corretto, diciamo così, smaltimento del rifiuto, in maniera che sia il più semplice possibile e il più efficace possibile anche lato cittadino. Io mi fermo qui perché alle 3:15 abbiamo il collegamento Skype, quindi do la parola subito al primo relatore. Allora, dal punto di vista normativo doveva essere presente il dottor Pipere della Camera di Commercio di Milano, e che oggi per i problemi che gli addetti ai lavori lo sanno, per la partenza del Sistri è stato bloccato a Milano, e però viene sostituito egregiamente da mio collega responsabile normativo della Direzione Servizi Ambientali di ERA, che partirà dalle sue slide che ci ha gentilmente mandato e in più integrerà lo scenario normativo attuale. Mirko Regazzi. Buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione e i complimenti. Non so, io riuscire a essere degnamente sostituto del professor Pipere è una cosa, insomma, che va forse oltre le mie capacità. Però, siccome ho avuto questa occasione, questa opportunità, cerchiamo di renderla al meglio. Il professor Pipere avrebbe dovuto fare un intervento cercando di illustrarvi il percorso, il tentativo in realtà, del percorso di semplificazione introdotto nella gestione dei RAE con il ritiro uno contro uno. Dico tentativo perché poi vedremo con lo sviluppo delle slide, in realtà questa grande semplificazione, insomma, non è che l'abbiamo raggiunta col massimo dei risultati. Il concetto di semplificazione nasce, l'esigenza di semplificazione nasce sostanzialmente immediatamente a valle del recepimento della prima normativa sui RAE, delle prime normative sui RAE, recepite dal decreto legislativo 151 del 2005. Immediatamente si imbatte nel problema di come effettivamente tradurre il principio della responsabilità estesa e condivisa sostanzialmente attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti della grande distribuzione in principal modo, conciliando questo impegno e questa collaborazione con un sistema ordinamentale di autorizzazioni, di complicazioni formali che oggettivamente non rendevano e non consentivano il traguardo dell'obiettivo. Tant'è che in prima battuta l'attivazione del ritiro uno contro uno non è stato immediatamente possibile attivarla, tanto che nel 2007 è stata sospesa addirittura, intervenendo sull'impianto del 151, in attesa dell'emanazione del decreto, del regolamento sostanzialmente di gestione di questa attività. Il regolamento che è stato poi emanato nel marzo del 2010, quindi abbiamo 5 anni sostanzialmente di tempo nel corso dei quali il sistema italiano ha pian pianino adeguato le proprie strutture amministrative alle esigenze di semplificazione del ritiro uno contro uno.
Il decreto 65 del 2010 cita appunto, titola appunto il regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti da parte dei distributori installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica. La partenza del 65 è sicuramente interessante, poi il percorso ci porterà anche a risultati in qualche maniera non esattamente allineati. Ma qual è il contesto nel quale si cala il decreto ministeriale 65? Sostanzialmente è un contesto che prevede che la partenza il conferimento dei RAEE domestici possa avvenire direttamente al centro di raccolta e per poi essere trasferito agli impianti di recupero, o possa girare attraverso i canali della distribuzione come percorso alternativo sostanzialmente. Con questo sostanzialmente quello che vi avevo già anticipato. Il fatto che la possibilità effettiva di raccogliere uno contro uno il RAEE è divenuto appunto operativo un mese dopo la pubblicazione del decreto ministeriale. Quali erano i problemi che il legislatore si è trovato a dover affrontare e risolvere? Intanto una semplificazione legata agli adempimenti dei soggetti che erano chiamati a ritirare, ritiravano rifiuti e quindi gestivano un percorso, un pezzo della raccolta e della gestione dei rifiuti senza essere autorizzati e senza avere nemmeno i requisiti per poter ottenere le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. I centri di raccolta, definiti come erano definiti ancora all'epoca della emissione del 151, non avevano le condizioni per poter ritirare i rifiuti speciali se non nell'ipotesi del configurarsi come centri di stoccaggio autorizzati ex non mi ricordo qual era l'articolo, quello che è stato poi sostituito dal 208. Sì, no, ma all'epoca era ancora vigente i Ronchi, aveva un'altra numerazione da solo. La corrispondenza non l'ho a memoria. Quindi sostanzialmente quello che abbiamo visto per i rifiuti domestici, per i rifiuti speciali lo stesso problema: o erano conferiti direttamente al sistema collettivo dai soggetti professionali o attraverso il trasportatore autorizzato, che però doveva essere un trasportatore autorizzato con tutte le condizioni per la gestione del trasporto di rifiuti. C'era poi un problema di definizione, nel senso che la direttiva europea prevede che vengano ritirati i RAEE, in senso i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel primo testo del 151 in realtà c'era un bisticcio, perché nella parte delle definizioni erano indicati gli AE, cioè le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate se di provenienza domestica, come assimilata al rifiuto urbano. Il problema è che in realtà in quel caso, se erano apparecchiature non erano rifiuti, e quindi nasceva un bisticcio sostanziale nella gestione del percorso. In parte questo bisticcio è stato risolto con l'eliminazione nella descrizione, quindi nell'elencazione delle tipologie di oggetti assoggettati al 151 delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, anche se la pulizia non è venuta completamente correttamente, perché poi la terminologia apparecchiatura usata è rimasta comunque all'interno dell'articolo 6. Un bisticcio in questo caso risolvibile, perché siccome l'articolo 6 comunque parla di ritiro di rifiuti, l'utilizzo del termine apparecchiatura usata è in qualche modo finalizzato anche a consentire un margine per il distributore prima di avviare l'oggetto ritirato ad effettivo rifiuto, piuttosto che non poterlo eventualmente inviare ad altri percorsi di recupero, che peraltro credo non siano nella prassi concretizzata. C'era poi un tema di distinzione fra rifiuti urbani e rifiuti speciali, nel senso che il 151 aveva sicuramente ad oggetto il rifiuto urbano,
per quello che immaginava come percorso di semplificazione rispetto al ritiro da parte della grande distribuzione, della distribuzione generale, i RAE professionali non rientravano in questo contesto, anche perché poi non avrebbero avuto come possibile conferimento i centri di raccolta e questi passaggi intermedi, e quindi il rifiuto speciale in qualche maniera usciva dall'applicazione delle semplificazioni del 151. Poi è stato in qualche modo ripreso dal decreto ministeriale 65 e poi è stato tolto di nuovo dall'ultimo intervento di giugno di quest'anno con la comunitaria. Praticamente il primo intervento di semplificazione che l'ordinamento ha messo in campo è stato immediatamente a ridosso del 151 previsione all'interno del testo unico ambientale che per concretizzare quei precetti si potesse operare anche in deroga alla disposizione del medesimo testo unico. Sembra una banalità, ma in realtà è la chiave di volta che ha consentito poi al sistema in qualche modo di adattarsi alle necessità. E quindi di fatto l'inserimento del testo unico ambientale di questa previsione legittima un pacchetto di soluzioni in deroga che si sono poi spalmati nel resto della normativa. L'indicazione, oltre che banale, sembra anche piuttosto vaga, perché si parla di semplificazioni in senso generale ed è anche lacunosa, in quanto in quel contesto non si parla dell'utilizzo dei centri di raccolta, e quindi il 151 dava indicazioni che il 152 non recepiva interamente, pur avendo il centro di raccolta nelle proprie strutture. A questo bisticcio porrà poi rimedio il decreto ministeriale. Il decreto ministeriale che, come dicevamo anche prima, non ha rispettato i tempi previsti dall'ordinamento, ma questo è normale in Italia, quindi non ci scandalizziamo. In realtà arriva con 5 anni di ritardo, 5 anni nei quali tutta la procedura è sostanzialmente sospesa. Il decreto ministeriale di cui ci stiamo occupando, l'altro passaggio di semplificazione lo troviamo nel regolamento dei centri di raccolta. Il regolamento dei centri di raccolta sostanzialmente recepisce gli indirizzi e li specifica dando un preciso contenuto al precetto, indicando che sono ammessi al conferimento dei centri di raccolta, oltre che le utenze domestiche e non domestiche, i soggetti tenuti in base a vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti, e sono questi tipicamente i soggetti della grande distribuzione, cioè sono definiti in queste tre righe i soggetti della grande distribuzione, poi i soggetti della grande distribuzione e gli installatori, perché poi in realtà in questa prima fase sono ancora inseriti anche loro. Il secondo passaggio contenuto dal decreto ministeriale 8 aprile è la previsione e l'elencazione dei RAE di provenienza domestica, però di provenienza domestica con riferimento al contenuto del 151, nell'elencazione dei rifiuti ammessi al conferimento. E quindi è sostanzialmente il secondo passaggio che consente di mettere in relazione i due tasselli del puzzle sostanzialmente. Poi interviene appunto il decreto 65. Il decreto 65 realizza le annunciate deroghe contenute nel 151, nel 152 sostanzialmente. Consente di fatto la gestione di una fase di raccolta e del successivo di raccolta di rifiuti e del successivo trasporto di rifiuti con un'iscrizione semplificata ad un'apposita sezione dell'albo attivabile con una semplice comunicazione contenente i dati richiesti e i requisiti necessari.
contiene disposizioni specifiche per le attività di raggruppamento, derogando dal concetto di stoccaggio sostanzialmente e di allontanamento del RAI dal punto di raggruppamento fino al centro di raccolta. Sostituisce e elimina sostanzialmente l'utilizzo del formulario e del registro di carico scarico con un documento sintetico, poi forse anche nel complesso più difficile da gestire, perché poi si somma gli altri e quindi alla fine le semplificazioni in Italia non sono mai tanto semplici. Comunque sostituisce il formulario e il registro con una scheda, sostanzialmente un documento di trasporto che deve accompagnare il rifiuto e che nell'insieme delle sue componenti realizza sostanzialmente compone uno schedario che è la sostituzione del registro di carico scarico. Dicevamo appunto sotto, e questa è la definizione, cioè la scheda che ci ha fornito il professor Pipere, di fatto il RAI considerato fase della raccolta, ecco le indicazioni, le prescrizioni per la gestione del raggruppamento che sostanzialmente può avvenire sia nel negozio sia in altro luogo purché abbia i requisiti previsti che sono poi l'impermeabilizzazione e l'eventuale copertura per i rifiuti pericolosi, sostanzialmente senza bisogno di autorizzazioni particolari, sia la prescrizione relativamente all'allontanamento. In una prima fase il limite era del raggiungimento delle 3,5 tonnellate complessivamente intesi, poi dopo la legge 6 agosto 2013 numero 97 della comunitaria di quest'anno sostanzialmente ha sanato questo problema, che è un problema sostanzialmente di logistica, disponendo la possibilità di accumulare fino a 3,5 tonnellate per ogni raggruppamento, salvo che per i raggruppamenti 4 e 5 no, che vanno contabilizzati insieme sostanzialmente. Le altre cose erano quelle che abbiamo appena visto. Ecco, il trasporto dei RAE dal domicilio dell'acquirente, eventualmente nel caso che non fossero stati conferiti in negozio, oppure dai centri di raccolta, di raggruppamento per essere portati al centro di raccolta, può essere fatto dal distributore o da terzi che agiscono in loro nome. Anche i trasportatori hanno per questa specifica attività hanno un sistema semplificato sia di iscrizione all'albo sia di gestione proprio della tracciabilità del trasporto. Questo è quello che dicevamo un attimo fa. Il documento sostitutivo del formulario, che è il nuovo documento di trasporto RAE, deve essere redatto in 3 copie, non deve essere vidimato, e questa è sostanzialmente la semplificazione più evidente, deve essere conservato per solo 3 anni anziché i 5 anni classici del formulario, e sostanzialmente sostituisce e quindi adempie per il trasportatore alla tenuta del registro di carico scarico. Questa nota finale del professor Pipere è una nota, se vogliamo, è una riflessione, ma è una riflessione importante, nel senso che il documento di trasporto RAE, che è previsto da una norma parallela al 152, non integra le condizioni della tracciabilità del SISTRI, sostanzialmente, che è il meccanismo a cui fa riferimento il 152 per scaricare la responsabilità del produttore detentore, nel senso che il sistema di responsabilità previsto dal 152 accompagna l'intero percorso, l'intero flusso del rifiuto, salvo che
il detentore non possa dimostrare di aver conferito, di aver dato il rifiuto a un soggetto autorizzato nell'ambito del sistema di regolamentazione del trasporto di rifiuti, che è il SISTRI. Nel sistema previsto dai tre articoli sostanzialmente principali, dal 188 ter, 189, 190 e 193 del testo unico ambientale, è previsto il SISTRI come strumento, in alternativa al SISTRI il formulario e il registro di carico scarico come elementi alternativi che hanno pari funzioni e pari conseguenze. Questa specifica semplificazione non integra né l'uno né l'altro e conseguentemente non è, secondo il professor Piper, sufficiente a limitare la responsabilità del detentore e produttore. Questo è quello che ci siamo detti fino adesso. Dicevamo che la semplificazione in Italia non è sempre tale, infatti tante semplificazioni alla fine si traducono poi anche in complicazioni. La legge 97 dell'8 agosto 2013, che abbiamo già incontrato, la cosiddetta legge europea 2013, era attesa nell'ambito dei RAE proprio perché si sentiva fortemente la necessità di rafforzare alcune delle semplificazioni previste dal decreto ministeriale 65, fra cui appunto quella che dicevamo relativa alla quantitativo stoccabile per ogni raggruppamento di RAE, ma anche il fatto di poter gestire i grandi RAE e altre cose simili, l'utilizzo per esempio dei centri di raccolta autorizzati ex articolo 208 del testo unico, parallelamente in affiancamento ai centri di raccolta gestiti ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile. Queste cose, l'inserimento per la gestione dell'apparecchiatura di condizionamento, sono queste cose che effettivamente sono poi contenute nella legge europea. Riverberano in maniera impropria, ma con una complicazione aggiuntiva. Infatti, nell'introdurre queste modifiche al decreto ministeriale 65, la legge europea non procede come normalmente si fa, indicando le integrazioni o le sostituzioni nel testo originario. Descrive e declina la nuova formulazione in un articolo che appartiene esclusivamente alla legge comunitaria e dichiara abrogate le parti che ha modificato. Siccome tutto il tema legato alla gestione semplificata dei RAE professionali e la parte legata alle semplificazioni per gli installatori e per i gestori dei centri di assistenza trovava la propria dimensione con un richiamo ad una parte specifica del decreto ministeriale 65, che era invece relativa all'utenza domestica e che è stata abrogata, di fatto queste semplificazioni cadono. Per cui la legge comunitaria abroga la possibilità per gli installatori e gestori di centri di raccolta di assistenza tecnica di fare il raggruppamento e di trasportare dalla sede del proprio esercizio o dall'abitazione del cittadino fino al centro di raccolta in forma semplificata. Ma allo stesso modo la legge 6 agosto abolisce la semplificazione per la gestione dei RAE professionali da parte dei distributori. Il decreto 151 non prevedeva nessun obbligo di ritiro dei RAE professionali, ma il decreto ministeriale 65 l'aveva introdotto come condizione, come precetto derivato da quella parte di decreto che è stato poi abrogato dalla legge 97. Per cui in realtà siamo in un punto in cui alcune semplificazioni hanno trovato un loro livello di maturità, alcune altre si stanno in qualche modo rivoltando sul sistema.
credo che su questo tema ci sarà bisogno di intervenire ancora, però avremo occasione di farlo probabilmente nel recepimento della nuova direttiva e quindi tornando nuovamente su questi temi. Grazie. Fantastico, era attaccato qua. Allora, ci pensiamo noi. Allora, adesso come vi dicevo, prima di dare la parola all'avvocato Filippo Vernocchi che è venuto qua gentilmente da Peranci, ci colleghiamo con, sperando che vada tutto bene, con la United Nations University. In realtà al Deone c'è l'ingegnere Federico Magalini che fa una presentazione sullo scenario europeo. Chiaramente, come avete visto anche nel programma, il tutto era strutturato di conseguenza, quindi partivamo dallo scenario europeo. Mirko ha fatto un po' il panorama dell'inquadramento italiano, lo ringraziamo perché poi come avete visto sembra così semplificato, ma in realtà di semplificazione ha veramente poco ed è per questo che dovremo secondo me tutti insieme, e proprio ieri ne parlavamo internamente a Federambiente, ma non solo, anche con alcuni sistemi collettivi, lavorare perché esca un nuovo recepimento della direttiva europea che sia un buon recepimento. Adesso vediamo se riusciamo a collegarci con... Sto uscendo dalla sala... Ah, ok. Con Federico Magalini. Comunque intanto io innanzitutto vi dico chi è l'interlocutore. Allora, l'ingegner Magalini, intanto si presenterà molto molto al volo lui, e questo adesso che lavorava fino a poco tempo fa in un sistema collettivo, in realtà è un esperto di RAE ormai a livello internazionale, in quanto ha fatto studi in giro per tutto il mondo, dalla Nigeria al Ghana, Europa, Belgio, vedrete. Anche uno studio italiano che la Commissione Trutta ha recepito come uno dei migliori studi in circolazione su questo tema, sulle apparecchiature elettriche e elettroniche. E ecco, oggi si presenta come United Nations University, che è essenzialmente un insieme di persone che fanno studi, sì, che fanno studi su questo tema, e che oggi si presenterà uno scenario europeo che è quindi da due punti di vista uno scenario europeo che è veramente ampio e diverso, e ci darà anche qualche provocazione in termini di gestione legale / illegale che ha visto in giro per il mondo. Vado. Se c'è. Bene, grazie mille Paolo, scusate questa presenza remota, mi state sentendo così almeno? Ti sentiamo bene. Ok, bene, buongiorno a tutti. Quindi oggi purtroppo non sono potuto essere con voi a Ravenna perché c'è oggi il lancio di un progetto europeo in cui come United Nations siamo coinvolti. Il progetto si chiama QUIT, Countering We Illegal Trade, è un progetto europeo che durerà 2 anni e ha come obiettivo quello di cercare di far luce su quelli che sono i traffici illegali relativi ai rifiuti elettrici e elettronici. Infatti oggi abbiamo il kick-off qui nella sede di Interpol a Lione, ed è il motivo per cui non sono presente. Credo che in futuro ci sarà modo anche di capire quali eventuali sinergie ci possono essere tra progetti come questo, ad esempio il progetto Identisui o altre attività che ci sono. Cercherò quindi di presentare quelle che sono un po' di numeri, un po' di slide che derivano dallo studio che abbiamo fatto in Italia l'anno scorso assieme, supportati dal consorzio ECODO, ma anche altri studi che abbiamo fatto in altri paesi europei e che sono poi disponibili per chi fosse interessato. Possiamo, Paolo, credo, andare alla seconda slide. Facciamo noi, te dici quando vai avanti, facciamo noi. Ok. Quindi credo che tutti voi sappiate che le sfide che ci si presentano davanti dal punto di vista dei target di raccolta nei prossimi anni sono quantomeno ambiziose, perché saremo chiamati a passare dai 4 kg abitante che abbiamo in Italia faticosamente raggiunto da pochi anni al 45% dell'immesso sul mercato nei prossimi anni, per arrivare poi dal 2019 in poi a un target di raccolta che potrà essere scelto da ogni Stato membro
o sulla base dell'immesso sul mercato 65% o sulla base della stima dei RAE che vengono generati nel territorio dello Stato membro pari all'85%. Entrambi i target sono comunque ambiziosi. Credo che sia importante sottolineare comunque come, a differenza di quanto accadeva in passato, concorrerà nel computo del target anche la quota di apparecchiature professionali. Siamo sempre stati abituati negli ultimi anni a vedere il sistema RAE come il sistema per il trattamento, la raccolta di RAE di origine domestica. Credo che sarà importante nei prossimi anni fare un po' di luce anche su quelli che sono i canali di raccolta dei RAE professionali. Possiamo passare anche alla prossima slide. Come qualcuno dei presenti in sala già magari sa, come United Nations University abbiamo negli ultimi 2-3 anni cercato di sviluppare una metodologia che ci permettesse di capire quali erano i RAE che venivano generati nel territorio di uno Stato. Abbiamo fatto degli studi nazionali, il primo è stato fatto in Olanda, poi abbiamo fatto il lavoro in Italia, da qualche settimana è disponibile il lavoro fatto in Belgio e nel giro di qualche mese saranno disponibili i risultati dello studio che viene condotto al momento in Francia. Il nostro obiettivo era quello di sviluppare una metodologia da rendere poi disponibile, tanto è vero che come magari qualcuno di voi sa, qualche mese fa la Commissione Europea ha pubblicato un tender per lo sviluppo di una metodologia comune a livello di Comunità Europea. Noi abbiamo partecipato assieme ad altri membri a questa call. Credo che a breve la Commissione anche renderà noto la scelta del contractor, ma vuol dire a Bruxelles attualmente si sta discutendo su come poi nei prossimi anni la metodologia di calcolo dovrà essere sviluppata e attuata. Credo sia importante ricordare che il calcolo, la stima dei RAE generati è importante non solo per capire quanto distanti si possa essere dal target, ma anche cercare di far luce su quelli che sono i flussi di rifiuti che vengono raccolti dal sistema formale rispetto a quelli che vengono raccolti da altri canali. Se passiamo alla slide successiva, la numero 4, vediamo semplicemente quelli che sono le performances dei paesi dell'Unione Europea. Qua Paolo penso che tu possa cliccare, ci sono un po' di animazione, però alla fine quello che si nota è che c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, indipendentemente dal fatto che esistesse o meno una legislazione in vigore in precedenza rispetto alla pubblicazione della direttiva europea nel 2002. La cosa che mi piace sottolineare ed è il motivo per cui io nel titolo tra parentesi ho scritto una data, 19 marzo 2013, è che a novembre, quando io ho scaricato dal sito di Eurostat, che è disponibile a tutti, le statistiche ufficiali relative all'anno 2010, l'Italia non aveva quei 4 chili abitanti che qualche mese dopo miracolosamente sono apparsi come rifiuti elettrici elettronici raccolti sul canale professionale. Ecco, credo che in futuro sarà importante anche a livello di sistema paese garantire una certa qual consistenza nel reporting dei dati, perché è strano che tra novembre 2012 e marzo 2013 qualcuno si accorga che nel 2010 erano stati raccolti 4 kg di rifiuti professionali. Questo è, diciamo, un commento generale. Se passiamo alla slide successiva, la numero 5, voi vedete sostanzialmente quelli che sono i tre pilastri fondamentali nel momento in cui si voglia calcolare i RAE generati in un paese. Questi tre pilastri sono il numero di apparecchiature che vengono vendute ogni anno nel paese, la quantità di apparecchiature che si accumulano via via nel tempo nelle case degli abitanti, pallino verde, e il modo in cui progressivamente queste apparecchiature vengono alienate, quindi lifetime profiles, questo pallino rosso. Ecco, tutti questi tre elementi vanno sempre considerati
in stretta relazione fra loro. Nelle slide successive vedrete che ci sono alcuni dati e c'è sempre vicino alla slide una piccola bandierina, nel senso che ho cercato di portare un po' di esperienze, un po' di esempi dal lavoro fatto in Italia, ma anche da quello fatto in Olanda e quello fatto in Belgio. È probabile che ad Ecomondo ci sarà anche qualche dato relativo alla Francia, ma diciamo che oggi abbiamo già questi tre paesi che ci permettono di trarre alcune conclusioni. Se passiamo alla slide successiva, numero 6, vedete c'è una figura quanto strana, e mi piace sottolineare un aspetto importante. Quando noi parliamo di apparecchiature elettriche elettroniche o rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche, con una parola racchiudiamo una miriade di apparecchiature diverse. Se noi guardiamo la produzione, abbiamo probabilmente qualche centinaio di tipologie diverse di prodotti. Questo mondo di prodotti che sono anche molto diversi tra loro in termini di composizione media, peso, ingombro, contenuto medio di diverse sostanze, diversi elementi, è così vario che abbiamo cercato di creare una classificazione un po' più funzionale e abbiamo chiamato questa classificazione UNUKIS. Noi abbiamo raggruppato il mondo delle apparecchiature elettriche elettroniche in 55 gruppi che fossero omogenei rispetto ad alcune caratteristiche, omogenei rispetto al tipo di prodotto, ma anche omogenei rispetto al tipologia di abitudine dei consumatori rispetto al processo di dismissione di quel prodotto. Per cui, se è vero che esistono una marea di piccoli elettrodomestici per la cura del corpo, il rasoio, l'epilator, lo spazzolino da denti, è pur vero che tutti questi prodotti, bene o male, hanno un modo simile di essere alienati, se non altro perché sono piccoli e stanno magari in una certa stanza della casa. Ecco, noi abbiamo linkato questa classificazione a tutte le altre classificazioni ad oggi esistenti, incluse le classificazioni e le statistiche sulla produzione industriale, PRODCOM, e sul commercio estero, quindi Combined Nomenclature. Se passiamo alla slide successiva e anche cliccando così parte l'animazione, voi vedrete una serie di linee che compaiono sullo schermo. Ecco, queste linee cosa sono? Queste linee sono alcuni esempi delle distribuzioni di probabilità, o meglio dei lifetime profiles, quindi dopo quanti anni una certa percentuale di apparecchiature vendute all'anno zero, in questo caso nel 2012, vengono alienate, dismesse dal consumatore. Allora, la cosa che mi piace e mi preme sottolineare qui, se vediamo, clicchiamo e compare la prima serie di pallini rossi con il primo warning, è che esistono ovviamente apparecchiature la cui dismissione ha influsso maggiore in anni molto vicini alla vendita, nel caso di apparecchiature con tempi di vita media breve o che sono in mercati tendenzialmente saturi, ma se clicchiamo un'altra volta e vediamo i pallini blu, esistono anche apparecchiature che hanno una vita media molto lunga, nel caso dei grandi elettrodomestici, e che quindi influenzano il processo di generazione di rifiuto in anni molto futuri rispetto al momento in cui la vendita è avvenuta. Questo per dire cosa? Per dire che, se vediamo l'ultima animazione, il mondo, quando parliamo di apparecchiature elettriche elettroniche, quando parliamo di questo mercato e questa tipologia di rifiuti, stiamo con una parola racchiudendo tante apparecchiature diverse e tanti fenomeni, tanti comportamenti diversi, ed è quindi importante tenerne conto. Se passiamo alla slide successiva, numero 8, vediamo che nel caso dell'Italia quello che noi abbiamo visto è che mediamente esiste uno stock di quasi 220 kg pro capite nelle nostre abitazioni, che significa circa, se vediamo l'animazione, circa 30
pezzi pro capite. Allora, il numero in quanto tale può dirci poco o può dirci tanto, dal motivo per cui, se passiamo alla slide successiva, vedete i dati, ad esempio lo stesso esercizio che hanno fatto in Belgio ma visualizzato in modo diverso. Loro hanno cercato di visualizzare quello che mediamente nelle stanze della tipica abitazione belga esiste. Adesso, se Paolo clicca e diciamo compaiono i diversi blocchetti azzurri, voi vi accorgete come in realtà esista un numero molto elevato di apparecchiature. Io invito sempre tutte le persone che ascoltano questa presentazione ad andare a casa, a prendere un foglio e segnare tutte le apparecchiature di loro proprietà che hanno in casa, e vi accorgerete che questo numero, che qui nel caso del Belgio è stato espresso in pezzi a livello di abitazione, non è molto lontano da quello che abbiamo anche noi in Italia. Vedete, in Belgio sono risultati circa mediamente 79 apparecchiature per abitazione più 47 lampade. Questo significa mediamente uno stadio di 263 kg abitanti. In Italia noi avevamo circa 30 apparecchiature a persona. Se consideriamo il numero medio di persone che vivono in un'abitazione in Italia, di nuovo andiamo vicino alle 79, magari saremo a 75, per cui è veramente impressionante il numero di apparecchiature che esistono in stock nelle nostre abitazioni. E sono apparecchiature che noi abbiamo comprato in passato sicuramente, ma sono anche apparecchiature, se andiamo alla slide numero 10, che almeno per quanto riguarda lo studio che abbiamo fatto in Italia, molte volte risultano sì nelle nostre abitazioni, ma purtroppo risultano non più utilizzate o addirittura non più funzionanti. Quindi quello che è emerso, se vediamo l'animazione, è che in Italia i consumatori che sono stati intervistati durante lo studio hanno evidenziato un potenziale di circa 20 kg pro capite di apparecchiature che sono presenti nelle loro abitazioni, ma che non sono più utilizzate o che addirittura sono non più funzionanti. Ecco quindi che molte volte esiste la necessità di una corretta sensibilizzazione delle persone anche rispetto a cosa fare di queste apparecchiature che non utilizzano più, perché dal punto di vista dell'industria del riciclaggio rappresentano un'opportunità di mercato, un'opportunità di lavoro, dei flussi che possono essere intercettati, che vanno poi a liberare nuove risorse per i cicli economici, i cicli produttivi. Se passiamo alla slide successiva, al numero 11, esiste di nuovo un diagramma che penso sia noto almeno a chi ha visto e ha letto lo studio che abbiamo fatto qui in Italia. Semplicemente la stima dei RAE generati è stata suddivisa sui diversi canali, modalità di dismissione, con diciamo le percentuali che erano emerse da Sarve, dalle interviste che avevamo fatto sia online che proprio andando a casa delle persone. Allora, quello che mi preme evidenziare è che, vediamo l'animazione, del potenziale di rifiuti che si vengono a generare, oggi solo una piccola parte viene intercettata dal sistema formale. So che esiste, può esserci un dibattito anche particolarmente acceso su dove questo gap possa essere possa finire o possa essere risultare evidente rispetto alle statistiche ufficiali sulla gestione dei rifiuti. Ed è questo perché, se passiamo alla slide numero 12, io credo che sia importante sottolineare come molte volte esistano fattori esterni che fanno sì che, ad esempio, rifiuti elettrici e elettronici fondamentalmente costituiti da metalli magari vengano a essere raccolti o finiscano con gli altri rifiuti metallici, con i rotami ferrosi, e molte volte questo si riflette poi anche a livello di statistiche nel MUD. Esistono senza dubbio esiste una necessità di assicurare invece un corretto trattamento anche per questi flussi, perché anche i grandi elettrodomestici, che se da un punto di vista ambientale possono magari risultare meno intrinsecamente pericolosi rispetto agli schermi CRT o le lampade, hanno comunque necessità di essere trattati in impianti accreditati o in impianti che comunque assicurino
che le necessarie operazioni avvengano e avvengano in modo corretto. In aggiunta a questo, mi preme ricordare come nel testo della nuova direttiva europea, nella versione del RECAST, ci sia un certo ruolo definito anche per il riuso delle apparecchiature, per cui sarà importante in futuro capire e disciplinare in modo corretto l'accesso che la direttiva prevede da parte alle organizzazioni che effettuano il riutilizzo di apparecchiature elettriche e elettroniche ai flussi che vengono raccolti nei centri di raccolta comunali o presso i distributori, perché è chiaro che tutti questi potenziali flussi di leakage rispetto al sistema formale vanno correttamente contabilizzati. Io volevo chiudere, diciamo, questa mia presentazione remoto con una, diciamo, piccola provocazione. Allora, prima di tutto, diciamo, se andiamo alla slide numero 13, voi vedrete come se guardiamo i dati che sono emersi dallo studio belga, dallo studio olandese, dallo studio italiano, la parte che viene riportata dal formal system non è da sola in grado di garantire il conseguimento del target, ed è, diciamo, il primo pallino rosso che compare con l'animazione. Il secondo aspetto, il secondo pallino che compare, il pallino blu, ci dice, diciamo, l'aspetto complementare a questa affermazione, cioè che questi flussi complementari, e non necessariamente vuol dire illegali, vuol dire semplicemente flussi che non vengono intercettati dal sistema dei consorzi attivo nei diversi paesi. Bene, questi flussi giocano comunque un ruolo fondamentale per garantire il conseguimento del target. Ed ecco perché, diciamo, ultimo pallino, pallino verde, è importante comunque che tutti insieme ci mettiamo a cercare quelle che sono i pezzi mancanti, da un lato, dall'altro lato, delle regole chiare per far sì che la totalità dei rifiuti che vengono gestiti in un paese emergano come rifiuti effettivamente gestiti da un sistema che può avere regole che tutti gli stakeholder insieme possono definire. Credo che sia importante sottolineare come in Italia, per l'Italia tra i primi paesi nell'Unione Europea, aveva deciso di stipulare un accordo a livello di CDC, Associazione dei Recuperatori, per dire: bene, ci impegniamo a garantire un trattamento corretto dei rifiuti che vengono raccolti dal sistema formale in impianti che siano accreditati. Nessuno prima dell'Italia aveva fatto un accordo del genere. La seconda provocazione, diciamo, è l'ultima slide che voglio fare, vuole essere un po' uno stimolo per tutti voi che poi siete in sala quando poi si parlerà di raccolta. Allora, qui adesso di nuovo chiederò aiuto a Paolo con i click, ma voi vedete sulla sinistra adesso compare una foto che ho scattato io qualche mese fa in Ghana. Vedete, sono immagini, diciamo, tristemente note. Allora, se andiamo avanti con l'animazione, diciamo, fino alla fine, vedete che di fatto questo tipo di processo cosa comporta? Comporta sicuramente dal punto di vista ambientale una perdita di risorse, inquinamento, conseguenze severe rispetto alla salute di questi lavoratori, e li chiamo lavoratori perché loro si considerano l'industria del riciclaggio in Ghana. Esiste sicuramente dal punto di vista economico una mancanza di tecnologie, esiste sicuramente una mancanza di un framework legislativo, la legislazione in Ghana è attesa, diciamo, a breve, ma ancora oggi non c'è, e questi signori di fatto prevengono o comunque fanno una competizione unfair, non ad armi pari, con quei soggetti, quegli imprenditori che anche in Ghana adesso stanno cercando di mettere in piedi degli impianti di trattamento. Sono manuali, ma di fatto che hanno sicuramente costi di processo superiori a quello di questi due signori che ottengono il rame semplicemente utilizzando il fuoco. Questi signori di fatto fanno questo tipo di attività non perché vogliono prendere il cancro, non perché vogliono rubare, ma semplicemente perché è l'unico modo che hanno per arrivare a fine settimana vendendo un po' di rame. La foto che compare adesso sulla destra, se Paolo clicca, è di nuovo una foto che ho scritto
scattato io in Italia, ho scattato una foto al vicino di mio zio, e la cosa che mi preme sottolineare è che questa foto, se andiamo avanti con le animazioni, di fatto provoca le stesse conseguenze delle attività dei due signori che vedete, che avete visto sulla sinistra, perché di fatto chi tratta i rifiuti nell'orto di nuovo disperde risorse naturali, inquina sicuramente, corre rischi per la sua salute e quella di mio zio che coltiva le patate e i pomodori al di qua della rete, ma dal punto di vista economico non usa tecnologie che comunque esistono in Italia, ignora di fatto un framework legislativo e di fatto fa una competizione sleale nei confronti di chi in Italia ha investito in tecnologie per il trattamento. L'ultima cosa che ho scritto è che questo signore sta imbrogliando. Perché? Perché questo signore durante il giorno è un signore anziano, fa alpino e è la persona che cura, diciamo, la piccola isola ecologica del paese dove abita mio zio. È un'isola ecologica non iscritta al centro di coordinamento, una di N che il comune ha invece iscritto, e durante il giorno accoglie le persone che vanno a portare i rifiuti e poi la sera quando chiude ne sceglie qualcuno, se lo porta a casa e poi a tempo perso di nuovo cerca di tirarci fuori un po' di rame, un po' di metallo che vende e si comprerà, andrà a mangiare la pizza. Però di fatto vedete, le conseguenze sono le stesse anche se le ragioni sono diverse. Allora, se finiamo, diciamo, l'animazione di questa slide, vedete che se in Ghana o in generale in tanti paesi in via di sviluppo abbiamo sicuramente un problema di awareness raising, aumentare la consapevolezza, un problema di technology transfer, fornire le tecnologie e in generale un problema di trasferire modelli anche organizzativi, in Europa molte volte, questo, diciamo, io ho scattato la foto in Italia perché mi è capitato di andare a trovare mio zio qualche mese fa, ma penso di poterla scattare anche in altri paesi europei o in altre zone d'Italia, esiste sicuramente un problema di consapevolezza, ma esiste un forte problema di implementazione della legislazione vigente e di, diciamo, prosecution, sanzione di quelli che sono comportamenti illegali. Ecco quindi che la mia provocazione finale, quale vuole essere? Vuole essere quella di dire: attenzione, è importante che ci diamo da fare per aumentare tassi di raccolta, ma non dimentichiamoci che la raccolta è, diciamo, il primo step, è uno step fondamentale. Dobbiamo veramente assicurarci che tutto quello che viene raccolto venga effettivamente trattato in modo corretto, perché se vogliamo veramente conseguire gli obiettivi programmatici della politica europea, ma poi anche di quella italiana, dobbiamo far sì che fenomeni come quello che ho rappresentato a destra non diventino, diciamo, un alibi per dei target che non vengono conseguiti. Quindi questo è un po', voleva essere la mia provocazione. Poi chiaro, se avete delle domande sono felice di rispondervi in remoto, almeno per il tempo che riesco a stare collegato. Poi tutti voi credo abbiate la possibilità di contattarmi in modo, diciamo, bilaterale, diciamo, mandandomi una mail o intercettandomi, nel senso che poi Paolo vi può, credo, fornire anche i miei contatti per chi non ce li avesse. Noi ti ringraziamo, se vogliamo fargli un applauso, perché non è stato facile, anzi ti ringraziamo, perché da Lione so che hai preso l'unica mezz'ora nel seminario che avevi, nell'impegno che avevi per dedicarcela. Come sempre penso di poter dire che ci ha allargato un po' la mente su uno scenario che non è solo italiano ma anche europeo, e ci hai fatto capire un bel po' dove nasce il problema, anzi l'opportunità, dove che effettivamente il sistema non può ragionare solamente sulla fase di raccolta e sulla fase di stock, che è impressionante il dato che ci hai fatto vedere, che poi in realtà in buona parte, almeno sulla parte italiana, conoscevamo. E quindi recepiamo il tuo stimolo, e oggi e adesso continuiamo col workshop. Se qualcuno vuole fare una domanda specifica, io la rimandiamo, se lo lasciamo libero che è direttamente. Quindi ti ringraziamo ancora e niente, ci sentiamo, lascerò i tuoi riferimenti a chi li vuole, va bene? Sì, guarda, io se c'è qualcuno che ha domande, io 5-10 minuti posso stare qui, altrimenti poi me le potete veicolare, diciamo, certo, in futuro per offline. Ci siamo guardati in faccia, sono una quarantina di persone,
ti lasciamo libero e ci facciamo sentire noi, ok? Grazie allora, grazie Federico. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, grazie ancora. Ok, adesso quindi partiamo dallo stimolo di Federico e passiamo la parola per chiudere la prima parte sullo scenario generale all'avvocato Federico Bernocchi di ANCI, delegato ANCI per l'ambiente, e che ringraziamo di essere venuto qua, insomma, perché non è così facile in mezzo ai suoi impegni, che ci presenterà, proprio partendo dalla provocazione che ci ha fatto Federico, cioè effettivamente della possibilità di avere abbiamo una grande potenzialità di stock a casa, eccetera, eccetera, ma ci parlerà dei sistemi di raccolta, almeno era quello che ho detto, comunque insomma, so che ha provato qualcosa, che i comuni italiani essenzialmente stanno sviluppando come esperienza di micro raccolta. Ma buongiorno a tutti, sì, ringrazio del cortese invito, ho voluto esserci oggi perché la discussione di oggi è molto interessante perché si colloca esattamente prima che il nostro governo si decida a recepire la direttiva, quindi da discussione come questa, che questo è concepito come una sorta di workshop, possono venire fuori suggestioni interessanti, anche e soprattutto quello che abbiamo sentito prima, no? Sugli scenari abbiamo visto. Ora, io avevo preparato delle slide su alcuni dati, ma credo che anche vedendo insomma un po' la platea di persone del settore sia anche abbastanza inutile ricominciare a parlare della direttiva, di cosa ci impone, qual è la situazione italiana e quant'altro. Più che altro il motivo per cui io sono stato invitato è capire come raggiungere questi obiettivi, che è quello che preme a tutti. Sicuramente raggiungere gli obiettivi noi li raggiungeremo se riusciremo a recepire bene la direttiva. Questo è un aspetto molto importante, che dalla direttiva possono venire le risorse che oggi non ci sono per coprire il costo della raccolta. Questa è diciamo la prima questione. Però io voglio fare un discorso generale, perché è importante diciamo che si faccia anche un discorso generale, perché molte volte noi parliamo di RAE inseriti come un qualcosa di fine a se stesso, no? Nel senso di separato rispetto agli altri sistemi di raccolta. Separato lo è certamente dal punto di vista tecnico, però si inserisce all'interno della più complessa gestione del servizio di igiene urbana. Ora su questo, sulla più complessa questione del servizio di igiene urbana, devo dire che molte volte noi non riusciamo a affrontare temi importanti come questo, non riusciamo a dare le risposte che vorrebbe la cittadinanza e non riusciamo a fare gli investimenti che sarebbero necessari. Naturalmente non parlo di una regione evoluta come questa, come la vostra, e non parlo di una regione evoluta come la Toscana, perché rimane sempre lo scoglio dell'affidamento del servizio, cioè ad oggi, tranne alcune realtà, quella da cui vi sto parlando, tranne la mia, però diciamo se dal punto di vista della normativa nazionale con mille criticità e dal punto di vista diciamo della normativa regionale ci sono molte difficoltà, quindi è chiaro che questo è un pezzetto del servizio, noi ora lo stiamo guardando da un punto di vista, io lo guardo dal lato comuni gestore, e quindi quanto più noi siamo in grado di dare continuità al servizio, nel senso affidamenti con gara in house, a società mista o che altro, con un orizzonte temporale 15-20 anni, quanto più riusciremo a dare risposte a quegli obiettivi, quei target di raccolta, perché allora possiamo immaginare che un'azienda come era, non so chi c'è, o come la mia SM di Prato, possa fare quegli investimenti anche di infrastrutturazione che ad oggi mancano in gran parte dell'Italia. E questo è il primo problema, il problema generale, che io lo voglio ripetere tutte le volte, perché nonostante si sia succeduto qualche governo negli ultimi 3 anni, nessuno ad oggi ha preso a mano questo tema. In più voi considerate non banale che il mercato diciamo è fatto in gran parte da aziende pubbliche o aziende miste, ma comunque sempre pubbliche. Anche tutta la nuova normativa che interviene ora con l'obbligo di dismissione crea ulteriori criticità a queste aziende, quindi anziché valorizzarle gli si crea delle criticità, e quindi diciamo è difficile che chi guida un'azienda di piccole e medie dimensioni riesca diciamo a
a buttare lo sguardo verso, io vedo oggi molte aziende, molti gestori ripiegati più a rincorrere le novità del legislatore che a sviluppare piani industriali. Questa è una realtà brutta da dire, ma questa è la verità. Quindi il primo problema generale che riguarda appunto non solo i RAE è questo, cioè il legislatore dovrebbe o smettere di legiferare, che sarebbe una bella cosa, oppure se dovesse legiferare, legiferi una volta e basta, ma la smetta di legiferare in maniera caotica, in maniera contraddittoria e soprattutto andare a complicare un processo, andare a complicare un processo come quello di affidamento del servizio che ha bisogno di e soprattutto un sistema come quello industriale che ha necessità di tempi certi e di orizzonti temporali certi, perché così non si fa bene al sistema paese in generale. Considerate voi i costi della raccolta differenziata, anche dove c'è dentro anche questo pezzettino, anche per diciamo effetto della impossibilità di programmare gli investimenti e quindi di fare quelle economie che ogni azienda dovrebbe fare, perché comunque andiamo sempre avanti di anno in anno, sono aumentati in 4 anni del 68%, cioè il costo della bolletta, dei costi, percentualmente 68%, e questo è il primo problema. Poi, spostando l'orizzonte temporale, il mio sguardo invece ai RAE, posso dire una cosa. Allora, la prima cosa che posso dire è che sicuramente abbiamo fatto degli sforzi enormi, e li abbiamo fatti grazie a un modello che funziona. E io spero che il legislatore ne tenga conto quando recepirà la direttiva. Il modello che funziona è l'accordo nazionale. L'accordo nazionale disciplina e dà certezze a tutti, agli operatori, dà certezze ai cittadini, dà certezze ai comuni e dà certezze ai produttori, gli accordi nazionali. Quindi questo modello è un modello che funziona, funziona per gli imballaggi, funziona per i RAE e funziona per le altre filiere con le quali l'ANCI ha sottoscritto accordi di programma, e non è limitativo della concorrenza, altra cosa non banale, ma dà, diciamo, una certezza agli 8.092 comuni che comunque questo servizio verrà fatto con determinate caratteristiche. Oggi noi però ci troviamo di fronte a un target molto importante, qual è quello della nuova direttiva, che impone un cambio di passo. Il cambio di passo noi lo possiamo fare solamente agendo, secondo me, su alcune direttrici. La prima, più importante di tutti, e poi ci tornerò dopo, la comunicazione. Oggi sui RAE, diceva Dezio alla presentazione di un progetto di cui vi parlerò dopo, su 4 persone 3 non sanno cos'è il RAE, giusto? Era questo il numero che tu mi dicevi. 1 su 2, 1 su 3, su per giù è questo. Quindi non la ripeterò più, soprattutto. Quindi noi dobbiamo trovare le risorse da investire nella comunicazione. Seconda questione. Però scusate, anche il nostro Ministero dell'Ambiente non sa cosa significa l'acronimo RAE. Sì, sì, di conseguenza non dobbiamo stupirci se la signora Maria non sa cosa vuol dire. Perché appunto a presentare i saluti del signor Ministro è venuto un componente della sua segreteria che ci ha ringraziato di questa iniziativa. Fate bene a fare questa cosa sui RAE, perché anche noi non sappiamo cosa sono RAE. Oggi sappiamo cosa sono RAE. Complimenti, complimenti. Glieli faccio anche al Ministro da parte mia. Okay. Complimenti. Vabbè. Allora, il tema della comunicazione è fondamentale, perché responsabilizza, primo, da cittadino è edotto di quello che fa e poi lo responsabilizza. Questo è il primo punto. Secondo, problema infrastrutturale, che questo è un problema che nelle varie slide, ora magari se le scorriamo dopo, ma il problema dell'infrastrutturazione dell'Italia è un problema che ancora esiste, nonostante diciamo noi abbiamo coperto gran parte della popolazione, però il tema della infrastrutturazione è ancora un tema importante ed è un tema difficilmente risolvibile, perché rendetevi conto che dei 2,5 milioni che noi 6 anni fa abbiamo messo a disposizione dei comuni
per poter mettere a norma o fare i centri di raccolta, mi pare solamente circa un milione e mezzo è stato speso dopo 6 anni, perché, ma non perché i comuni siano lassisti o non abbiano voglia di fare, ma perché il patto di stabilità lo impedisce. Le sovrintendenze, quando possono, c'è qualche vincolo, ci si mettono anche loro, le aziende che falliscono. Fatto sta che noi abbiamo revocato, siamo in procinto di revocare circa 1 milione di euro di finanziamenti, e poi dovremo comunque destinare ai comuni e vedremo come destinarli, ma no, questa è la situazione. Quindi investire sulla infrastrutturazione ancora e trovare le risorse, creare un sistema virtuoso di prossimità, perché la raccolta noi, e la gestione del rifiuto, la prossimità la si fa più, quando si parla di prossimità è più per quanto riguarda, diciamo, la fase del riciclo, però anche la raccolta, cioè il cittadino deve essere in grado di poter conferire agevolmente questo tipo di rifiuto, secondo questo principio di prossimità. E questo è anche un aspetto importante, riguarda non soltanto l'infrastruttura fissa ma quella mobile. Iniziative come quella appunto di ERA che sta portando avanti sono iniziative che vanno proprio in questa direzione, cioè noi dobbiamo far sì che si moltiplichino questi centri di raccolta. Questo naturalmente comporterà anche una necessità di alleggerire il fardello autorizzatorio. Ora è in discussione un DL semplificazioni, potremmo trovare posto lì per qualche cosa, ma naturalmente questo è un tema, quindi consentire ai cittadini di potersi disfare di questo rifiuto in maniera più agevole possibile. E quindi agevole più possibile non è soltanto l'uno contro uno o l'uno contro zero, quindi non c'è soltanto il centro di raccolta, non c'è soltanto il servizio a disposizione, l'azienda municipalizzata che su telefonata provvede al ritiro, non c'è soltanto l'uno contro uno o ci sarà l'uno contro zero, che devono funzionare meglio, che molto, molto spesso non funzionano nonostante gli accordi, e tutti noi sappiamo la criticità, ma dobbiamo anche sforzare la fantasia per trovare altri centri di raccolta in maniera che il cittadino possa conferire agevolmente. In questo senso noi abbiamo fatto dei progetti, ecco, volevo, come ANCI insieme al centro di coordinamento RAI, e questa è la situazione infrastrutturale. Ecco, se torniamo indietro, dove naturalmente l'efficacia della raccolta è collegata alla capillarità delle reti dei centri di raccolta. Se voi vedete bene qui tutti gli spazi bianchi, queste sono le criticità. Problema delle politiche, dei comportamenti non corretti, anche questo naturalmente è dovuto in gran parte alla mancanza di infrastrutture e la mancanza anche di informazione. Andiamo avanti. La consapevolezza, ne abbiamo già parlato. Ecco, allora noi abbiamo fatto due progetti, uno di comunicazione, e questo l'abbiamo fatto naturalmente perché sono stati finanziati per intero dal centro di coordinamento RAE. Uno è il progetto RAE McDonald, andiamo avanti. E, allora, il McDonald's, ma voi sapete quanti milioni l'anno di pasti vengono dati dal McDonald's? Sono cifre impressionanti. Allora noi ci siamo detti, ma perché non utilizzare quelle tovagliette dove uno si mangia il panino per spiegare ai ragazzi cosa sono i RAE? Ed è stato un successo incredibile, è stato un successo incredibile. Questo l'abbiamo fatto in Toscana. L'abbiamo fatto su 3 realtà, su Prato, su Firenze e su Arezzo, abbiamo sensibilizzato i cittadini sono andati lì a conferire i RAE e abbiamo fatto un'opera di educazione molto importante, soprattutto rivolta a un pubblico giovane che è quello che poi utilizza più spesso questi RAE. Andiamo avanti, questi sono i numeri. E sempre questi sono i numeri, vabbè, tanto li lascio agli atti. La cosa importante, ad esempio, a Firenze l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un RAE Day al ristorante McDonald's di Piazza della Stazione e abbiamo visto che le stazioni si prestano perfettamente, perché quando vai al lavoro c'hai qualcosa di rotto in casa, prendi il treno e lo puoi lasciare lì, devi creare proprio le occasioni per poter conferire questo RAE. Andiamo avanti. Successo naturalmente, un'iniziativa e che replicheremo in altre 3 o 4 realtà, poi vedremo se renderla permanente, ma insomma stiamo parlando con McDonald's per cercare di renderla permanente. Tenete presente che nella convention dei McDonald's mondiali è stato portato questo progetto come
esempio virtuoso. Andiamo avanti. Sì, sì. Ecco, e poi invece anche un progetto di comunicazione, questo molto bello, l'abbiamo presentato questa settimana, l'abbiamo presentato venerdì, ecco, se non mi ricordavo più, è un progetto di comunicazione e sensibilizzazione rivolto ai bambini di quarta e quinta elementare, sono 30.000 alunni da Bolzano a Siracusa che verranno educati su come gestire in casa questi RAE, verranno creati dei punti di raccolta presso le scuole, quindi c'è uno sforzo enorme da parte delle aziende, perché pensate che anche voi dal punto di vista economico non è banale, no? Tu lo sai bene, anche creare un servizio del genere, lo facciamo anche in realtà qui vicino come Modena e altre realtà, ma soprattutto la cosa importante è che investiamo sulle giovani generazioni affinché loro stessi poi educhino i propri genitori, cioè loro devono andare una volta educati e li educhiamo facendoli divertire con questo comico, che non so se lo conoscete, di Colorado Caffè, che ha preparato dei video, tutto un materiale, un giornalino per spiegare ai bambini cosa devono fare quando devono tornare a casa, contare i RAE che sono in casa, classificarli e poi portarli, quelli che non usano più, a scuola, perché da lì poi si ricrea materia prima seconda che può essere rimessa nel circolo. L'altra cosa molto interessante è che, proprio perché per accentuare l'aspetto educativo di questa iniziativa, che credo dal punto di vista educativo sia stata la più importante, è stata fatta in Italia, e vi posso dire, ora Dezio non sarà d'accordo, ma anche con pochi soldi rispetto ai numeri che abbiamo portato, è che la scuola che si sarà distinta per aver raggiunto il maggior numero di RAE raccolti vincerà una LIM attraverso la quale noi con la quale però si deve impegnare a fare una formazione in temi ambientali sostanzialmente continuativa, e quindi noi dai nostri uffici, il centro di coordinamento RAE e ANCI barra ANCI, perché è la società strumentale di ANCI, continueremo a fare formazione per questi bambini, quindi questa è la cosa importante. Quindi sui territori le cose, insomma, poi riusciamo a portarle avanti, quindi bene, grazie. Grazie a Filippo Bernocchi, che quindi si vede come l'impegno di ANCI e di ANCITE su questo tema qua sia ancora molto molto forte, collegato non solo a questo punto solo un'attività di semplice comunicazione, ma un'attività operativa di progetti che sono sul campo e anzi hanno ricevuto anche dei sostanziali premi, piuttosto che all'attenzione dell'opinione pubblica non solo nazionale a questo punto. Ok, allora direi che in questi ultimi tre quarti d'ora di seminario passiamo la parola, ringraziamo tutti i primi relatori della prima parte e passiamo subito alla seconda, così vi lasciamo andare in orario e tutti, così riuscite a fare un giro per Ravenna. E passiamo quindi ai risultati della ricerca innovativa del progetto che già adesso accennavo io, ma ha ripreso anche l'avvocato Bernocchi, che è appunto il nostro progetto con il quale oggi noi vi presentiamo i primi risultati e come sta andando, e tutto da tutti i punti di vista, la comunicazione, i cittadini, eccetera eccetera. Partiamo con Giancarlo Dezio, che vi presento, che c'era anche l'anno scorso, direttore generale di Ecolight, che è partner di questo progetto, che sta sviluppando con ERA questo progetto, e con Ecolum, che è il consorzio spagnolo, non posso dire neanche paritetico a Ecolight, perché fanno, vabbè, comunque diciamo simile ad Ecolight. Ora dico solo due parole, perché in realtà c'è poco tempo e Giancarlo deve dirvi due o tre concetti fondamentali. Prendo solo Ecolight, che è una realtà molto importante dei sistemi collettivi italiani, in quanto a parte ha la quota di mercato più grossa sugli R4, e supera l'80%, Giancarlo, comunque molto grossa, diciamo. Ma a parte quello, comunque, considerate, dentro Ecolight i principali produttori sono comunque assegnati e iscritti a Federdistribuzione, quindi Ecolight rappresenta una buona fetta della grande distribuzione italiana. Buon pomeriggio. Allora, innanzitutto devo ringraziare l'avvocato Bernocchi, che è stato così gentile di voler riconoscere quanto funziona bene il sistema RAI in Italia, no? I vari sistemi collettivi, il centro di coordinamento, che è un elemento importante, direi fondamentale, perché è il centro di coordinamento che coordina tutta la nostra attività, ok? È un sistema giovane, no? Okay? È un sistema che
ha bisogno di qualche piccola modifica, no? Okay? Per esempio, se posso aprire e chiudere rapidissimamente una parentesi, esprimendo un, consentitemi di esprimere un concetto mio estremamente personale, oggi il sistema vede la presenza di 16 consorzi, ok? Sono troppi, forse varrebbe la pena di ridurli, no? Ok. L'avvocato Bernocchi anche, ci ha anche fatto vedere le iniziative che ANCI con il centro di coordinamento delle iniziative di comunicazione, il progetto quello con McDonald's, piuttosto che il progetto quello lanciato venerdì scorso sulla Rai Scuola, no? Ok, ha detto che questi progetti sono stati resi possibili grazie al supporto economico, no? Okay? A Milano direbbero ai danè, no? Che gli hanno dato i sistemi collettivi, ma non il centro di coordinamento, e di conseguenza i sistemi collettivi e di conseguenza i produttori. No? Okay? Ecco. I soldi non sono mai abbastanza, però signori, avvocato? No, non sono mai abbastanza. Cerchiamo di... Possono bastare per adesso. Io volevo partire dandovi un attimino alcune informazioni di carattere, come posso dire, generale su come va la raccolta in Italia dei RAI, ok? Allora, l'anno scorso la raccolta pro capite in Italia dei RAE, che voi sapete sono raggruppati in 5 raggruppamenti, no? Okay? Il numero 1 sono i grandi e via dicendo, poi finire con le R5 che sono le lampadine. No? Okay? Ha di poco superato i 4 kg per abitante. Qui siamo in Emilia Romagna, di conseguenza è giusto che vi dica che l'Emilia Romagna è stata... rispetto alla media nazionale più virtuosa, okay? È stata di 5,34, poi in Emilia Romagna siamo Ravenna e di conseguenza vi dico che Ravenna è stata ancora più virtuosa di tutta l'Emilia Romagna e di conseguenza ha raggiunto i 5,47 kg per abitante, viva Ravenna, okay? Brava Ravenna. Detto questo, però, vi devo anche dire che rispetto ad altre realtà, no, ad alcuni paesi del nord Europa soprattutto, signori, dobbiamo correre. È vero, ci mancano le infrastrutture, ci mancano tutte queste cose qui, no? Condivido e credo che tutti quanti condividiamo che se i nostri emeriti parlamentari smettessero di fare le leggi, di legiferare, forse andremo tutti molto meglio. Noi, io sarei disposto anche a pagarli lo stesso, perché non facciano niente, no? Okay. Di conseguenza questi arrivano anche a superare paesi come la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, no? Che arrivano a superare anche i 10 kg per abitante. Adesso non pretendiamo di arrivare ad essere virtuosi come lo sono questi paesi, però credo che qualche sforzetto in più anche noi lo possiamo fare, no? Okay, ecco. Allora. Quest'anno la situazione non è molto migliorata rispetto all'anno scorso, infatti al 16 di settembre, dati del centro di coordinamento RAE, no? Okay, la raccolta è passata dalle 157 tonnellate del 2012 alle 147 tonnellate del 2013. Di conseguenza abbiamo un meno 6%. Ma perché diminuisce questa raccolta? Perché c'è la crisi? Perché? È vero, ma non è vero fino a un certo punto, perché questa flessione l'immesso sul mercato, okay, non la registra. I fenomeni sono altri. Quello più importante è quello che accennava anche prima l'avvocato Bernocchi, okay, i RAE prendono strade diverse.
che non sono quelle che li porteranno ad un processo di trattamento, no, ok, a norma di legge. Se questo, questa, chiamiamola così, distrazione di alcune tipologie di RAE avviene in tutti i cinque raggruppamenti, c'è però un raggruppamento che per la sua, che per sua natura, per la natura del, del prodotto che lo compone, che è il raggruppamento quarto, dove ci abbiamo infilato, sono stati infilati tutti i piccoli elettrodomestici e tutte queste cose, no, ok? E fa fatica, fa molta fatica. È vero, l'uno contro uno, ci si aspettava di più dal ritiro del, dall'entrata in vigore di questo uno contro uno, le semplificazioni sono state disemplificazioni in alcuni casi e in alcuni casi delle complicazioni, no? Okay? Ecco. Non è poi così vero che la distribuzione non ha voluto fare comunicazione, non ha voluto, ma non sta a me difendere la, la distribuzione, no? Che anche, per, anche se, come diceva prima Paoli, ad Ecolite aderisce il 90% della grande distribuzione, no? Che è vero, il discorso è diverso, signori, e lo dimostra l'Identity UI, il progetto che abbiamo avviato con ERA, con Ecolum, no? I numeri ce lo dimostrano. Se vogliamo che il consumatore, il cittadino, conferisca in maniera corretta e non buttandolo nel sacco nero e non buttandolo così, no? Ok? Il piccolo elettrodomestico, dobbiamo invertire i ruoli. Non è il cittadino che deve andare all'isola ecologica, ma è l'isola ecologica che deve andare dal cittadino. Non c'è niente da fare. Chiaro? Mi sembra semplice. Allora dico, sì, vabbè, però mancano i soldi, non ci sono i soldi, non ci sono le... va bene. Cioè, però il concetto è molto semplice. Se... Per amor di Dio, soffrono anche, soffre anche la raccolta di R1 dei grandi bianchi, soffre anche la raccolta di R2, le lavatrici, ma soffrono per altri motivi, no, ok? Ma la raccolta di S4, di R4 e anche, se volete, di R5, che sono le lampadine, no, ok? La loro è una sofferenza cronica. Allora, come migliorare questa raccolta? Ce lo siamo posti. Quando ERA ci ha offerto, proposto la possibilità di entrare in questo progetto europeo, abbiamo colto con estremo favore e ringraziamo ERA dell'offerta che ci ha fatto, no, okay, e abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, ponendo attenzione sostanzialmente a due elementi, la distribuzione, perché come ho detto prima ci si attendeva molto di più in Francia, l'uno contro uno ha arrivato a raggiungere il 30% della raccolta complessiva, no? Bene, la distribuzione proprio per aiutarla, per cercare di aiutarla in questo, nel raggiungere questo, questo obiettivo, no? Ok? E soprattutto però, se era importante prestare attenzione a quelle che potevano essere le necessità o le esigenze della grande distribuzione, prima ancora ci dovevamo preoccupare del cittadino. Il concetto che si aveva poco fa non è l'isola, il cittadino che deve andare all'isola ecologica, è l'isola ecologica che deve andare dal cittadino. Ma noi chi siamo? Chi è Ecolite? Sì, siamo uno dei 16 sistemi collettivi che operano a livello nazionale, di conseguenza su tutto il territorio nazionale. Abbiamo 1500 aziende produttrici e o distributrici, fra queste c'è il 90% della grande distribuzione presente sul territorio nazionale. Crediamo da sempre e dell'importanza e della necessità di fare comunicazione, okay? E soprattutto di far crescere il, lasciatemelo definire comparto, no? Di far crescere la raccolta di queste apparecchiature. L'anno scorso, qui, proprio in questa sede,
ci eravamo lasciati con alcune indicazioni che per noi sono diventati degli impegni precisi. Abbiamo parlato di cambiare le abitudini dei consumatori, maggior protagonismo dei sistemi collettivi, con calma, chiaro? Con calma. Sostenere la creazione di un efficace network di raccolta sul territorio, garantire la tracciabilità del rifiuto lungo la filiera, condizione indispensabile. Questa non tracciabilità del rifiuto porta alla dispersione di importanti quantitativi di RAE, al trattamento non corretto e di conseguenza quello che nasce come un sistema che dovrebbe dare un contributo all'ambiente, ok, risulta essere l'esatto opposto, ok? Soprattutto quando parliamo di prodotti pericolosi. Da qui l'importanza di dare visibilità e trasparenza alla raccolta. E infine vogliamo assolutamente assicurare le migliori tecnologie per gli alti livelli di recupero dei materiali e alti tassi di riciclaggio. Non dimentichiamo che da queste apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche vengono generate delle materie prime e seconde che, attenzione anche qui, è vero che oggi le materie prime e seconde che per il 90-80% è plastica, ok, dai RAE, poi vabbè c'è del ferro, eccetera, 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 hanno un valore. Però attenzione signori, vi faccio solo un esempio, fino a qualche mese fa il valore della vendita delle plastiche era di 180 euro a tonnellata, ieri non arrivava ai 30 euro, chiaro? È vero che da alcune famiglie di RAE possono estrarre le terre rare, l'oro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma signori, attenzione, oggi in Europa c'è un unico impianto che è in Germania che lavora, che estrae le terre rare. Non esisterebbe in Italia la possibilità di, come posso dire, mantenere in vita un impianto che raccogliesse le terre rare o l'oro perché non abbiamo il materiale sufficiente per farlo lavorare, punto. Di conseguenza cerchiamo di essere obiettivi e di avere il coraggio di dirci le cose come stanno, punto, un'altra volta. Vabbè. Da tutte queste considerazioni è nato il progetto Identity UI, che ha visto la realizzazione, no, okay, di alcuni prototipi. Il RAE Parking, che è stato sviluppato in collaborazione naturalmente con ERA, con i tecnici di ERA, no, okay, e con i tecnici della società che poi ha vinto la gara e l'ha poi realizzato, no, è stato, come posso dire, realizzato dai Colai, no, okay? Poi accanto a questo è stato realizzato anche il RAE Parking, che è uno strumento più veloce, uno strumento più piccolo, no, okay? Anche questo realizzato naturalmente con la supervisione di ERA ha fatto da supervisore per tutto il progetto, no, okay? non ne potevamo più di questi qui dell'ERA, ecco. No, sono stati bravissimi, dobbiamo dire che li dobbiamo solo ringraziare, ok? E questo invece è un'apparecchiatura destinata prevalentemente alle aree commerciali. Bene, sono 4 mesi e mezzo che è partita la sperimentazione. In questi 4 mesi, dalla fine di aprile alla fine di agosto, attraverso questi prototipi, RAE Parking e RAE Shop, okay, che sono stati posizionati presso alcune realtà della grande distribuzione, poi sentiremo direttamente come hanno vissuto questa esperienza, in particolare una realtà della distribuzione, okay, hanno conferito i propri RAE, circa 1500 utenti,
i quali hanno fisicamente utilizzato questi cassonetti, ok? Conferendo in media 3,3 kg ogni volta. Ogni volta che uno di questi 1500 è andato presso uno di questi cassonetti, ok, ha conferito più di 3 kg. Di conseguenza siamo solo a 4 mesi, aspettiamo che di vedere, siamo estremamente fiduciosi, no, ok, quando la sperimentazione nel nostro paese finirà, perché da novembre, no, ok, il Rai Parking andrà, e anche il Rai Shop, no, no, solo in particolare il Rai Parking, dall'Italia andare in Spagna per iniziare un analogo percorso di sperimentazione. Okay? Quali valutazioni possiamo fare così dopo 4 mesi? Certamente positive, okay? Non c'è assolutamente. Certamente lo stimolo è quello di dire sì, il progetto sulla base delle indicazioni pervenute date dalla Commissione Europea avrà un fine. Ma oggi diciamo incominciamo a vedere se finita la sperimentazione, finito il progetto europeo, no, ok, forse magari lanciaci dei soldi, no, ok, no, e al telefono ho sentito me è andata di grande culo, scusino le signore, l'ufficio mi chiamava, non preoccuparti, il tuo silenzio è non c'ho niente adesso. No, ecco, andare avanti, il concetto di portare, lo ripeto per l'ennesima volta, l'isola ecologica dal consumatore per quanto riguarda tipologie di RAE come quelle di R4 è indubbiamente premiante. Signori, io per chiudere, no, ok, vi posso dire che alla fine di agosto sono stati raccolti in totale presso i vari punti vendita della distribuzione coinvolti nel progetto, no, okay, che sono Media World di Ferrara, di Ravenna, di Bologna, Leroy Merlin di Bologna, Ikea di Casalecchio, Leroy Merlin di Casalecchio, oggi da ieri è partita la sperimentazione presso l'Ikea di Rimini. Sono state raccolte circa 5 tonnellate di RAE, parliamo di piccole apparecchiature, e se poi aggiungiamo a questa i quantitativi raccolti dall'altra stazione sperimentale, che è un contenitore stradale progettato da ERA e realizzato da ERA, no, okay, signori, noi in 4 mesi abbiamo raccolto circa 14 tonnellate di apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche. Grazie. Grazie Giancarlo, poi vedremo cosa vuol dire proiettando alla fine anno, perché i 14 tonnellate sono poche, peccato, ma forse non si è detto che i contenitori, non so se l'avete percepito, ma i prototipi sono pochi, cioè parliamo di 3-4 contenitori in tutto, quindi in realtà il modello sta funzionando perfettamente, dopo ci farà vedere. Allora, adesso do la parola, mentre parlo attacco, a dottor Angelo Gambiati, che ringraziamo, di MediaWorld Media Market, adesso non so come vi presenti, ed è veramente importante che siano qui, perché è l'emblema, secondo me, comunque, l'emblema, diciamo, un esempio di come la realtà della grande distribuzione abbia non solo accettato la sfida di entrare nel progetto, ma sia comunque attento all'uno contro uno. E non solo perché sono qua loro, ma vi posso confermare che MediaWorld è una delle poche realtà d'Italia che ha provato, anzi sta cercando di recepire la direttiva del DM65, la sta facendo correttamente secondo noi, chiaramente secondo noi, ma penso che per loro, sono entrati nel progetto per darci una mano a svilupparlo e capire come sarebbe andata. Buongiorno. Però va bene, una piccola breve presentazione dell'azienda, passatemela. Media Market è la country italiana del più grande gruppo europeo di distribuzione di elettronica. Siamo presenti in Italia con due insegne, MediaWorld e Saturn.
115 punti vendita fisici e due canali di distribuzione di vendita online, uno associato all'insegna MediaWorld e l'altro associato all'insegna Saturn. Attualmente siamo circa 7.500 dipendenti in Italia e con oramai le domeniche di apertura strutturali siamo aperti tutti i giorni dell'anno e di conseguenza ritiriamo RAE, diamo il servizio ai consumatori tutti i giorni dell'anno. E, a grandi linee, come un'azienda come la nostra si è strutturata davanti all'introduzione dell'uno contro uno? Premetto che abbiamo sempre interpretato il servizio di ritiro del RAE al cliente come un servizio dovuto al consumatore, non tanto un obbligo normativo, tant'è che ancora prima dell'introduzione dell'uno contro uno, già dal 2008 su base volontaria offrivamo il servizio, un po' come si è visto all'inizio da un punto di vista normativo, tracciando in maniera molto onerosa e complicata con trasportatori abilitati in ordinaria, formulari compilati da ogni punto vendita, per cui tracciavamo ogni singolo RAE puntualmente con un formulario da ogni casa di ogni cliente in cui andavamo a consegnare un elettrodomestico e ci veniva restituito un vecchio, no? Tutto sommato non è che la semplificata ci abbia introdotto poi così tante semplificazioni, no? Sicuramente ci ha aumentato i volumi di ritiro, però sostituire un formulario con un documento di trasporto, sostituire un registro di carico scarico con uno schedario, non è che siano state delle grandi semplificazioni. E, rimaniamo pure lì, scusa. A grandi linee come ci siamo organizzati poi nel 2010? Abbiamo iscritto tutti i punti vendita all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, abbiamo da subito introdotto un servizio di ritiro gratuito sia in punto vendita, sia a casa del cliente in occasione della consegna a domicilio, e qui c'è ovviamente un forte costo logistico che differenzia i due casi, anche per i canali online. Abbiamo adottato un software di gestione perché dal registro, così come introdotto dall'allegato 1 del decreto 65, ci siamo un po' strutturati e abbiamo pianificato tutto con un software dedicato. E dal 2010 ad oggi abbiamo attivato tutti i canali che la norma ci ha consentito, per cui abbiamo attivato i luoghi di raggruppamento laddove c'erano convenienti, abbiamo attivato delle convenzioni con i centri di raccolta, abbiamo iscritto direttamente alcuni luoghi di raggruppamento nostri al centro di coordinamento RAE e anche sulla base dell'accordo di programma che citava prima Bernocchi. E diciamo che, essendoci da poco buttati alle spalle i primi 3 anni di esperienza del decreto 65, possiamo fare forse un primo piccolo bilancio, no? E questi 3 anni a mio avviso sono stati caratterizzati da una prima fase durata un anno e mezzo di grande confusione, dove sicuramente dal lato del consumatore, e mi ripeto una cosa già detta poco fa, non c'è un grande livello di informazione sul RAE, sulla gestione del RAE. E abbiamo noi come distributori trovato una forte difficoltà anche per quanto riguarda i centri di raccolta, stipulare convenzioni, trovare orari di apertura decenti per il conferimento. Pensate che noi andiamo a casa del cliente tutti i giorni della settimana e alla fine di ogni giro di consegne abbiamo un furgone pieno di RAE, da qualche parte li dobbiamo portare. Allora, trovare un'isola ecologica che è aperta mezza giornata a settimana evidentemente è una soluzione che si sposa difficilmente con questa esigenza. Questo è di molto cambiato nella seconda parte di questi 3 anni. Secondo me da un anno e mezzo a questa parte anche molti centri di raccolta, per cui lato comuni e multi-utility, abbiamo riscontrato un forte cambio di tendenza. Sicuramente la situazione è migliorabile, però tutto il sistema del ciclo RAE, anche lato nostro, ha migliorato molto grazie a questo cambio, secondo me, culturale che c'è stato. E la cosa è in continua evoluzione, per cui siamo sempre alla continua ricerca di una soluzione a filiera il più possibile corta ed efficiente. Giustamente prima si parlava di filiera corta, di chilometro zero. Nel calcolo del chilometro zero ci aggiungo anche la strada che devo fare io, perché se il cliente trova un buon canale vicino a casa per conferire il RAE, ma io poi distributore li devo raccogliere, mettere su un furgone, fare 100 chilometri, evidentemente il suo chilometro zero lo pago io con i 100 chilometri, lo paghiamo tutti come impatto ambientale, no? A grandi linee questo è quello che... vabbè, è saltato un grafico, la torta di destra evidentemente non era quella.
quello che è successo per noi nel 2012, no? Abbiamo ritirato circa 8.000 tonnellate di RAE, la stragrande maggior parte dei RAE viene ritirata a casa del cliente in occasione del ritiro a domicilio. Difatti il grafico di destra non faceva altro che dire come lato casa consumatore si ritirano i grandi elettrodomestici, per cui ritiriamo principalmente R1, R2 e parte R3. Per noi l'R3 è un mercato particolare che ha visto uno scenario economico legato al digitale terrestre che ha trainato le vendite in alcuni periodi, per cui sicuramente è un dato particolare. In punto vendita succede esattamente il contrario, è vero che stiamo parlando del 10% di quello che ritiriamo, però raccogliamo tantissimo R4 e ci accorgiamo che le potenzialità di quel settore sono enormi. Basta vedere quando una compagnia telefonica dà un incentivo per ritirare il vecchio apparecchio telefonico, registriamo picchi di R4 in quei periodi che sono mostruosi. Ma basta pensare alle potenzialità di questo raggruppamento vedendo cosa succede nei nostri negozi. Il pavimento è usurato di più attorno ai reparti telefonia e computer, che evidentemente sono delle immissioni sul mercato che generano strutturalmente R4. Per cui quello che ci aspettiamo è che comunque in futuro l'R4 possa esprimere delle grandi potenzialità. E qui veniamo un pochettino alla sperimentazione, no? Forti insomma dei nostri numeri, incuriositi, entusiasti, quasi con la curiosità di un bambino, abbiamo aderito a questa iniziativa, no? Abbiamo aderito mettendo a disposizione tutti i punti vendita che sul territorio oggetto dell'esperimento potevamo mettere a disposizione, no? Se fosse stato esteso anche ad altre aree avremmo messo a disposizione anche altri punti vendita. Abbiamo trovato delle posizioni tra virgolette anche pregiate, andando a togliere magari spazi che commercializziamo con dei fornitori nei pressi dell'ingresso del negozio. Sono evidentemente zone pregiate per noi sia da un punto di vista comunicativo che commerciale, e le abbiamo dedicate per tutto il periodo ai piccolini, ai RAE shop, mentre compatibilmente con gli spazi a disposizione abbiamo appunto collocato anche nello stesso nel periodo di sperimentazione anche i RAE parking, per cui abbiamo un pochettino lavorato con entrambi. Questa è Ravenna, ecco, questa è un pochettino una tabellina riassuntiva, no? Brevemente, i tre negozi sono tre negozi molto simili, sono soprattutto, Ferrara e Ravenna sono quelli che noi chiamiamo negozi freestanding, negozi su strada. Bologna è anch'esso un negozio freestanding, però collocato all'interno di un parco commerciale, tra l'altro un parco commerciale di notevole rilievo. Il target dei negozi è pressoché identico, per cui la metratura dell'area vendita è la stessa, che è il nostro taglio tipico. I giorni di adesione ad agosto sono quelli che vedete. Ravenna ha proseguito fino al 20 di settembre, per cui è proprio freschissimo la fine del periodo lì. E vedete il numero di utenti che ha conferito. Significa che mediamente nei freestanding di Ravenna e di Ferrara sono venuti 2 utenti al giorno circa a portare RAE, e che con le domeniche d'apertura strutturali sono effettivamente concretamente due utenti mediamente tutti i giorni. E appunto le medie sono quelle che diceva prima il dottor Dezio, dai 2 ai 3 kg pro capite per conferimento, che su quelle tipologie di RAE sono sicuramente pesi di tutto rispetto. E qualche breve piccola considerazione su com'è andato per noi, no? Sicuramente è stato facile aderire a questo progetto, perché tutto sommato per quella che era la gestione da parte dei nostri negozi non c'è stato un grande impatto. È stato fatto un forte lavoro di comunicazione, anche mettendo a disposizione delle hostess che spiegavano ai clienti come funzionavano questi contenitori, e per cui la cosa è stata veramente agevole per i miei colleghi che tutti i giorni sono in punto vendita a gestire i clienti. E stiamo riscontrando soprattutto a Bologna le prime lamentele, cioè continuano a venire i clienti, cercano il contenitore, entrano in negozio e si lamentano con i miei colleghi perché non c'è più il contenitore, no? Per cui c'è questo effetto onda lunga
evidentemente ha colto molto nel segno la comunicazione dell'esistenza di questo cassonetto, è stato percepito meno il fatto che era un esperimento provvisorio. Anche se ti interrompo solo un secondo per dirti che in realtà stavamo già pensando di riproporvelo dopo gli spazi commerciali di Natale, però quasi quasi, no, perché ora senza scherzare, poi ti lascio finire Angelo. E veramente presso quel centro commerciale a Bologna l'effetto del centro commerciale, della loro comunicazione, della nostra è stata gigantesco. Difatti si vede esattamente dal numero di conferitori della slide di prima. Difatti stavamo pensando tra l'altro a questa volta una collocazione per un periodo più lungo, per cui noi abbiamo dato la disponibilità per il 2014 anche per 6 mesi a poterlo ospitare lì, tant'è che abbiamo lasciato tutte le predisposizioni elettriche che avevamo fatto proprio perché è premeditata la cosa. E addirittura se questo fosse un canale, una modalità, comunque uno strumento adeguato per intercettare e incanalare correttamente i RAE anche dell'1:0, a nostro avviso, compatibilmente con gli aspetti normativi ed autorizzativi, si potrebbero trovare spazi ancora più pregiati all'interno non solo dei nostri negozi, ma in generale dei centri commerciali, dei parchi commerciali, dopo la barriera CAS, delle zone evidentemente anche un po' più protette, accessibili, che hanno un certo valore, però se smarcate da un punto di vista normativo possono essere sfruttate molto bene. E, esatto, difatti a nostro giudizio è sicuramente un'ottima soluzione per recepire l'1:0. Alcune brevi considerazioni, appunto, ci troviamo davanti a quello che sarà il recepimento della nuova direttiva. Ci troviamo davanti per noi distributori che siamo chiamati a fare, tra virgolette, un lavoro che non è il nostro, quello di ritirare RAE. Noi vendiamo, no? Però molto volentieri l'abbiamo fatto appunto perché lo interpretiamo come un'opportunità, così come interpretiamo come opportunità anche l'1:0. Bisogna un pochettino porre attenzione ad alcuni aspetti, secondo noi, del recepimento della normativa. Sicuramente la metratura dei negozi. Cioè, superiore ai 400 metri quadri rischia di creare alcune differenze importanti fra distributori. Sicuramente la burocrazia, quello che dicevamo anche prima, la semplificata non è poi tanto semplificata. Se io devo comunque registrare nome, cognome di un cliente, indirizzo, cosa mi ha portato, codice CER, è incompatibile con l'1:0 questa attuale modalità. Per questo che questa tipologia di cassonetti ha ben interpretato, a nostro avviso, la semplificazione normativa che dobbiamo seguire. L'occasione potrebbe essere anche quella di chiarire un pochettino il mondo che riguarda le vendite a distanza. Attualmente le vendite a distanza vivono uno scenario normativo, diciamo, un po' confuso. Molti rivenditori online ritirano, altri non ritirano, chi si fa pagare, chi lo fa gratis. Evidentemente non è una concorrenza leale e corretta quella che sta accadendo. Sicuramente il recepimento della nuova direttiva potrebbe essere l'occasione finalmente di porre un po' di chiarezza soprattutto sulle vendite a distanza e anche sul sistema di finanziamento. Quello che dicevo prima, il consumatore paga un ecocontributo. L'ecocontributo copre tutti i costi della raccolta a partire da ciò che accade da appena dopo la nostra fase, per cui o la vostra, tutta quell'attività di raccolta che facciamo a casa del cliente, che evidentemente ha un costo logistico e molto importante, è totalmente al di fuori dell'ecocontributo, per cui la facciamo totalmente a carico dell'azienda, no? Evidentemente è molto diverso da un punto di vista dei costi ritirare ciò che il consumatore porta volontariamente in punto vendita o fare anche 100 km e andare a casa di un consumatore a ritirare un grande elettrodomestico da 80 kg. Ultimissimo spunto di riflessione che secondo me appunto può essere anche questo oggetto del recepimento della direttiva è che attualmente non c'è una grande e netta distinzione fra il RAE, l'apparecchiatura usata, l'apparecchiatura che ha ancora un valore e questo presta il fianco a
l'esistenza di molti canali informali. La normativa ci dà una possibilità che è la preparazione per il riutilizzo, che poi non è mai stata disciplinata più di tanto. Se ci mettessimo tutti a ragionare su questa, sul disciplinare in maniera corretta questa opportunità che la norma ci dà, probabilmente potremmo scoprire che rintercettiamo il prima possibile apparecchiature che possono essere poi reimmesse sul mercato o verso mercati che le possono recepire. Tutto qui. Ringrazio. Ringrazio voi, ringrazio Ecolite e ERA per averci dato la possibilità di partecipare al progetto e ringrazio tutti i partner tecnici con cui abbiamo lavorato proprio operativamente per posizionare i contenitori, farli funzionare e fare proprio la sperimentazione. Grazie a te Angelo e grazie a Mediaworld, a Media Market, anzi diciamo, perché Mediaworld, anche se ora diciamo quindi fortunatamente le sperimentazioni sono solo per i consorzi, ma anche appunto per chi è, per i clienti che l'hanno provata, è piaciuta e è andata veramente bene. Come dicevo prima, sembrano numeri bassi, ma su pochi giorni di sperimentazione, con solo 3 mesi limitati in cui la campagna stampa c'è stata, ma il cittadino non si è più di tanto abituato subito in 2 mesi ad andare, sono numeri altissimi. Adesso vedremo le proiezioni a fine anno. E adesso, guarda, proprio gli ultimi, salutiamo l'avvocato Vernocchi. Grazie anche a lui. Dicevo, diamo parola all'ultimo intervento, che è di Mario Sonseri, che è project leader per ERA del progetto, che ci presenterà proprio invece proprio i dati e le proiezioni per vedere proprio l'efficacia del progetto in maniera molto molto franca, e qualche foto. E poi, per chi voglia, se non mi sbaglio, chiuderemo con c'è un video di Ecolum, del consorzio spagnolo, che c'è, oggi non è qui, ma ci ha rilasciato un video. Quindi l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo a questo. Parlo sulla gloria a Mario Sonseri. Buon pomeriggio a tutti. Il mio compito è quello, in qualità di project leader del progetto europeo, di presentare un pochettino i risultati e sperimentazioni. Cerco di prendere massimo 10 minuti e poi tutti i dati e le informazioni sono disponibili per chi è interessato, anche più dettagliate. Sì, abbiamo un sito che si chiama identiswe.net, dove è obbligo del partecipare a un progetto europeo diffondere al massimo i risultati delle sperimentazioni, i dati e diffonderli. Naturalmente è un progetto live, vedete nel Totis Board, è un progetto che cuba circa 3,5 milioni di euro di costi, di cui al 50% finanziati dalla Comunità Europea, con gli obiettivi che sono quelli che abbiamo detto, di anche anticipo della normativa europea, ma di informazione e comunicazione. Cosa ha prodotto nel primo anno il lavoro? La progettazione di prototipi per fare quel lavoro che Giancarlo chiedeva, cioè avvicinarsi all'utenza, specialmente per quelli che sono gli R4, in parte gli R5, che sono quei rifiuti elettronici che tendenzialmente non vengono portati al centro di raccolta e che spesso vengono o inseriti nel cassonetto indifferenziato o ibernati nelle case, nei garage, aspettando non si sa quale momento per aspettando che le risorse ecologiche li vada a prendere. Okay. Esatto. In particolare sono stati sviluppati 25 contenitori stradali che vengono chiamati point, che sono dei veri e propri cassonetti intelligenti per il raggruppamento R4, R5 e pile. Come vedete sono con sistema a chiusura e si aprono solamente a riconoscimento da parte dell'utente tramite una tessera dedicata di avvicinamento, tranne per le pile, batterie e gli apparecchi di illuminazione, perché questi possono essere lampadine conferite direttamente. Questo è il prototipo invece che nasce per poter accogliere anche gli R2 e gli R3, quindi maggiori dimensioni, nasce per delle raccolte, delle isole ecologiche periodiche che possono essere inserite nei centri commerciali di fronte della grande distribuzione di proprietà e di gestione Ecolite.
Gli shop, i prototipi che sono appunto stati in particolare testati, che sono testati, sempre possono essere testati o in parti interne o parti esterne della grande distribuzione per raggruppamenti R4 e pile, sempre questi con riconoscimento, con pesatura e quindi con possibilità di tracciare poi anche il percorso successivo. Fin a una vera e propria isola ecologica di grande dimensione itinerante che si chiama Rae Mobile, che può e raggiunge, già abbiamo fatto due sperimentazioni, piazze, particolari momenti come feste di quartiere e che quindi può rappresentare il momento fortissimo dal punto di vista comunicazionale, ma anche per andare a raccogliere nelle zone più periferiche, più lontane dai centri di raccolti, periodicamente appuntamento su calendari specifici tutta la gamma degli R, compresi quindi anche in questo caso gli R1. Il nocciolo, l'innovazione è nella data processing, nel senso questi sistemi comunicano e l'area e il data processing centralizzato di R e di Ecolum permette di vedere istantaneamente lo stato di riempimento dei contenitori, gli inceppamenti, gli svuotamenti e quindi cercare di andare da una parte un sistema complicatissimo perché stiamo parlando di un sistema tecnologico, elettronico, ad alti costi di investimento, riconoscimento d'utenza, ma cercare anche poi non solo di dare tracciabilità e certificazione, ma ottimizzare ad esempio avendo una conoscenza reale delle necessità di svuotamento sul territorio. Come vi dicevo, importantissimo è la tracciabilità del rifiuto ma anche l'identificazione dell'utenza. Un tema molto importante è stato quello di capire come identificare i contenitori stradali, i cosiddetti point, possono essere accessibili tramite solo una tessera personale che è stata inviata per posta agli utenti oggetto della sperimentazione, mentre quelli che erano i prototipi a maggior respiro, quindi il parking, il mobile e gli shop, non ci siamo limitati ad accettare la certificazione di chi conferisce solo con una tessera dedicata, ma allargandola alla tessera sanitaria. Questo perché non tutti i comuni possedevano la TIA, il codice a barre, ancora alcuni comuni sono a Tarsu e quindi per giunta con il TARES, non parliamo di quest'altra situazione, c'è bisogno di identificazione. Anche la tessera sanitaria è stata una carta vincente dell'accessibilità a questi sistemi, è stato molto apprezzato e anche veicolato dai comunicatori come una chiave che è stata ripresa più volte per quella necessità di comunicazione. Le tessere specifiche per la gestione, quindi l'accesso ai point, invece sono state spedite, stiamo parlando di più di 18.000 invii postali con card personalizzata, con codice barre personalizzato, con sistema wifi personalizzato, quindi immaginate anche che stiamo entrando in un mondo di una complessità particolare. L'operazione per il conferimento permette anche il rilascio di uno scontrino dove vengono indicati codice identificativo, data, ora di conferimento, quantitativo rifiuto, quindi la traccia non è solamente chi sta nel black box alle spalle, ma la traccia rimane anche all'utente dei grandi prototipi per certificare chi ha fatto quel conferimento, eccetera. Quindi parliamo di 1:0, elemento che vuole anche andare a essere propositivo nella possibilità di applicare la norma. Questi sistemi, come dicevo, comunicano e ragionano, naturalmente sono prototipi, noi per farli funzionare, testarli, fare, stiamo veramente da mesi lavorando, qua ci sono molti colleghi dei servizi territoriali, del servizio centrale, parliamo di 15-16 persone che da mesi lavorano per mettere a sistema un prototipo, essendo proprio un prototipo non abbiamo comprato un prodotto che c'era sul mercato, quindi si è imbarcata su questo servizio mettendo tantissime risorse, per fortuna alla metà coperte dalla Comunità Europea, ma altrimenti era qualcosa che era neanche immaginabile farsi accettare da un'autorità di regolazione da caricare in tariffa, perché se andiamo a valutare poi i costi unitari delle pesature che facciamo, naturalmente siamo al di fuori, ma stiamo costruendo un sistema e una traccia. Sulle aree di sperimentazione stradali sono Bologna, Lugo, Castenaso e Ravenna, questo riporta il numero delle utenze,
Abbiamo visto che in questo periodo di sperimentazione, 120 giorni circa, abbiamo un accesso da parte delle utenze per circa 3.571 volte, con un chilogrammo per ogni conferimento di 1,5 la media, e i chilogrammi per famiglia di 2,3, questo perché ogni famiglia può aver conferito più volte. Quindi in 120 giorni questa è l'esplosione dell'R4 raccolto per chi ha utilizzato il sistema. Un tasso quindi di utilizzo in 120 giorni che va da 1,3 a 1,6 volte, quindi sul cassonetto stradale la stessa famiglia è ritornata a colpire più di una volta mediamente in 120 giorni, quindi se lo proiettiamo sull'anno intero si deve andare a verificare qual è il valore. Le famiglie che hanno la tessera hanno risposto in maniera diversa, nel senso, mentre a Bologna, dove si è agito con una campagna di comunicazione molto più pesante, il 18% dei cittadini coinvolti hanno utilizzato almeno una volta il cassonetto intelligente, smart, o il cassonetto stupido, come voglio chiamare, ma per conferire i loro R4 ibernati nelle case, mentre un po' di meno a Lugo e Castenaso, ma anche questo è direttamente correlato all'impatto della campagna di comunicazione e della conoscenza del sistema, cioè spesso solo la lettera e la tesserina a casa non basta per incuriosire più di tanto. Questi sono i pesi che abbiamo misurato, parliamo quindi di più di 4,5 tonnellate di R4, abbiamo raccolto pure gli R5 e i 173, e un dato particolare sono le pile, nel senso, anche là sulle pile c'è stato all'inizio, Marco il territorio lo conferma, c'è stata un'esplosione di riempimento dei cassetti e delle pile che sono di accompagnamento per far sì che quando si deposita l'R4 c'è la possibilità di svitare, infilare la pile, sono esplosi. Esplosi, ora scherzavo stamattina con i colleghi, nel senso, si è pensato sempre che le pile hanno raggiunto una, tra virgolette, una saturazione non di potenzialità, ma di abitudine. Avvicinarsi ancora di più, anche per ancora di più, e le pile già sono raccolte di prossimità, ogni tabaccaio, ogni supermercato ha il suo, ma avvicinarsi ancora di più ha fatto anche queste molto ibernate o prodotte o smaltite in maniera corretta. La grande distribuzione, ne abbiamo parlato prima, ma ha coinvolto questi territori, e qua ci sono i dati che poi leggerete, che aveva già MediaWorld presentato. Sui Rai Mobile abbiamo fatto solamente due presenze, una a Castenaso, una festa di Castenaso, una in un quartiere, per una festa di quartiere a Bologna, a Reno. Anche qua un impegno degli operatori era, perché questo vuol dire trasporto, presidio, passaggio al centro di raccolta, nel senso, sono operazioni che naturalmente hanno impegnato squadre e volontà, poi fuori degli orari lavorativi, spesso il fine settimana, quindi naturalmente che possono stare solamente in un progetto sperimentale, pilota, perché poi ci si deve interrogare anche su questo. E anche qua abbiamo avuto più conferimenti, ma anche sul mobile, diciamo, abbiamo pure avuto dei grandi, degli R1 e degli R2, ma sempre le pile, le batterie, gli altri piccoli elettrodomestici e gli elettrici, le apparecchiature per il tempo libero, sono quelle che le utenze sono venute a portare nel mobile. Insieme a Marco Montanari, che è uno studente della facoltà di architettura di Ferrara, abbiamo seguito uno stage, un breve stage. Marco, che è presente, sta studiando un nuovo concept di un telefono cellulare ecologico, ecocompatibile. Quello che volevo interessare, ha fatto tutta un'indagine statistica di interviste dove si evidenzia come ancora molti dei cellulari rimangono nei cassetti, il 65% dichiara questo, il 20% li riconsegna al venditore. C'è una tendenza a rispondere di sì su acquistare un telefono cellulare con valenza ecologica, ci credo un po' di meno, però è il modo di rispondere
Però durante la tesi siamo andati a intervistare presso Media World gli utenti di Media World e gli utenti del non solo quelli che utilizzavano il prototipo, ma gli utenti di Media World in ingresso, eccetera. La maggior parte degli intervistati ha rilevato una grande utilità del progetto, eccetera, questo ce l'aspettavamo. Però la maggior parte ha anche dichiarato che non ha voglia di andare all'isola ecologica, poi ho dichiarato, e spesso anche e con particolare attenzione ai più giovani, cioè un rinnego dell'andare all'isola ecologica per conferire i piccoli elettrodomestici, il 75%. Naturalmente il 100% invece è rimasto entusiasta dell'apparecchiatura e in particolare dall'interfaccia, dalla facilità di questo schermo touch, dall'uso della tessera sanitaria, e questo è un risultato naturalmente positivo anche di come viene approcciato. Appunto, la tesi di Marco è molto più ampia, eccetera, sarà anche disponibile una volta che scriviamo un articolo, perché c'è un concept studiato, anche un concept rispetto all'apparecchiatura stessa e l'approccio all'apparecchiatura da parte dell'utenza. Abbiamo promosso il progetto di Dentis We anche durante il Basker Festival. Il Basker Festival è un festival di Ferrara dove vengono i musicisti da strada per una settimana. Questo volevo fare un piccolo esempio. Noi abbiamo comunicato tramite il sito del Basker Festival, dire porta un R4, ti diamo un gadget, progetto portato avanti da ERA, da Ecolite e dalla manifestazione, che è una manifestazione che ha ottenuto l'ISO 20121, manifestazione una delle prime in Italia, e si sono in 4-5 giorni raccolti 384 kg di R4, distribuiti 2500 gadget, magliettine, cappellini, eccetera, ma la voglia, la necessità delle persone di portare l'R4 è a Ferrara, ma veniva del Veneto, qualcuno ha portato pure una friggitrice, una impastatrice da 200 km, quindi abbiamo anche rotto le barriere della bacinizzazione del rifiuto urbano, ma le abbiamo raccolte in ogni caso, però anche questo è significativo. La campagna è stata incredibile, c'è l'agenzia di Ecolite Perotti, l'agenzia Matita e Giovanotte che ci segue, che l'ha curata in particolar modo, dai lift, dai materiali, e distribuzioni, parliamo di decine di migliaia presso tutte le grandi distribuzioni. Abbiamo fatto appunto del roll up, dei banner, delle bandiere, campagne di comunicazione, newsletter col sito per informazioni. Questo è quello che diceva appunto Filippo prima, la comunicazione è uno degli elementi per fare funzionare questi, se non si lavora su questo, e questa è un'altra parte di quella fetta dei 3 milioni e mezzo, di cui il 50% cofinanziato, ma il 50% risorse di Ecolite e di ERA, per rendere efficace questo, comunicati e stampa, eccetera. Sito, una campagna benefit, eccetera. Però questo, dall'altra parte, quello che abbiamo notato con gli esperti della comunicazione e del marketing, che sono notizie che vogliono, che sono facilmente veicolabili. Noi siamo stati riempiti in questo periodo, io Paolo, di interviste, articoli per Francia, Germania, e siamo stati chiamati da Dubai, Repubblica, e andare a lavorare sui RAE e dare il servizio vicino ai cittadini, usare la tessera sanitaria, avvicinarsi alle esigenze, è una notizia che sta che sta spopolando, e siamo stati citati, conosciuti non solo sui locali ma in diverse nazioni come un progetto nuovo e innovativo. Naturalmente il progetto è bello, è particolare, è innovativo, ma è anche il tipo di notizia che risulta particolarmente attrattiva, perché è un'esigenza che i comunicatori sanno e chi scrive vogliono recepire. Quindi questo è un altro elemento perché ancora pestare su questi progetti, e via. Quindi ringrazio per l'attenzione. Tutte le informazioni, le slide, queste e le altre, saranno presenti sul sito di Dentis We prossimamente. Iscrivetevi alla newsletter perché tutte le novità periodicamente vengono comunicate. Io faccio partire, mentre Paolo fa i saluti, il video di Teresa Meia, perché è partita da poco la sperimentazione anche in Spagna. Teresa doveva essere qua all'interno del network, non è potuta venire
perché per urgenza anche sua ha mandato un video per caricarlo poi sul sito, lo faccio partire così vediamo anche la loro esperienza. Una decina di minuti. My name is Teresa Mejia and I'm the managing director of the Spanish collective scheme Ecolum. The organization collects waste from the lighting equipment which are put on the market by producers in our country. Ecolum is the most representative Spanish collective scheme for the category number 5 related to lighting equipment. 2 years ago, we had the opportunity to join to an interesting and innovative project whose name is Identity Weave. Thanks to our European partners, Ecolight and ERA, and to the European Commission Cooperation, we've been running the project until now. Today, we have the chance to tell everybody about the evolution of this experience, and we want to share both the keys to our success and the difficulties we found during the last 2 years. Once my introduction is over, I would like to present the evolution of the Identity Weave project in Spain. Life programs finance different projects that have the common objective of promoting the development and applying the European politics in the environmental field. These programs bring closer these European policies and make possible the sustainable development. Identity Weave is a life project specially oriented to the correct management of the waste electric and electronic equipment. Identity Weave was created to improve the waste electric and electronic equipment recycling using the most innovative technologies. What we really want to obtain as a satisfactory result for our project is to increase the amount using always the most innovative technologies. Find to spread the news of the beginning of the project. Ecolum Foundation was in charge of producing the ratio prototype. As you can see in the picture, this prototype has 3 bins to collect the waste inside. It has an information system that allows us to identify the kind of waste the user will initially at the beginning. Some additional costs were not included at fundings of Zaragoza. We supported the prototype's placement with a dissemination campaign, which was designed to explain to the citizens how to manage their electric waste. The campaign uses a funny approach in order to catch people's attention. In the stand, some people from the organization give several gifts to the citizens that show interest and participate in the initiative using the prototype. The theme of the campaign is "To recycle is life." Io ne approfitto mentre parla. Come vedete poi chiaramente gli spagnoli hanno evidenziato un modello nuovo di comunicazione, noi l'abbiamo chiamato, per anni sono stati fedeli loro non abbandonarli, era il nostro slogan. In Spagna hanno chiamato riciclare vita, quindi è un messaggio molto diverso con logiche completamente diverse. Ed è anche questo la valenza del progetto Life. Mentre parlo io intanto ne approfitto. You can also request a card to use to our followers in Twitter, YouTube or positive results if we have in mind. Dicevo, ne approfitto per ringraziare tutti, in particolare tutti i partner, quindi innanzitutto parliamo dei presenti, quindi ANCI, United Nations University, Federico Magalini, come avete visto, addirittura si è collegato da Lione per essere presente qua, Media Market che è qui presente, Ecolight, ma in generale anche voi come platea, perché comunque tra i più esperti, tra i colleghi di ERA che hanno lavorato in maniera esagerata su questo progetto, perché non sembra, ma comunque è un progetto sperimentale, innovativo, vi assicuro, con una tecnologia elevatissima, questo ha comportato un impegno elevatissimo e straordinario, ed è ancora straordinario. La cosa bella che proprio con il quale volevo uscire oggi è che questo progetto, anzi questi progetti vengono pensati perché proseguano, e anzi la Commissione Europea, ma in primis anche ERA, spera che diventino progetti che siano replicabili, ma soprattutto che diventino industriali. E dai primi contatti che già oggi abbiamo, quindi già un anno prima della chiusura della sperimentazione, che sarà a fine 2014, vi assicuro che da paesi extraeuropei, da sistemi collettivi e consorzi italiani, da aziende italiane e private,
ma anche dagli stessi partner interni al progetto c'è già la volontà di estenderlo a realtà italiane e anche europee. Quindi in realtà questo è già un buonissimo segnale, si vuol dire che addirittura siamo ancora in una fase sperimentale, abbiamo ancora dei prototipi sotto mano e già interessano. Quindi questo vuol dire non solo una possibilità di estensione, ma più che altro, secondo me, come sembra e speriamo, potrà essere la prima leva che vada in mano alla Commissione europea e che possa essere individuato come uno, non per forza l'unico, uno degli strumenti che possa recepire la nuova direttiva europea. Quindi ringrazio ancora voi, ringrazio tutti i relatori. Mentre finiamo di guardare, vi saluto, molto probabilmente ci vedremo per chiudere i risultati e il progetto il prossimo anno, sempre a settembre qui a Ravenna. Ci vedremo e vi lascio anche Ecomondo, in quanto non è stato detto, ma il tracciamento, la tracciabilità dell'utente servirà anche a creare una graduatoria tra i cittadini più virtuosi conferenti, e i migliori 10 usufruiranno. E purtroppo un premio un po' all'italiana, però serve anche questo a fare comunicazione, in buoni sconto oppure buoni essenzialmente da spendere presso punti vendita della grande distribuzione, dove vorranno. Il primo 500 euro, gli altri 14 100 euro in buoni sconto. Questi verranno consegnati a Ecomondo, quindi vedrete questo sia sul sito. Infine vi invito ad andare sul sito e scrivere, come diceva Mario, con la newsletter, e soprattutto a scaricare tutto il materiale di oggi e quello che c'è sul progetto dal sito. Quindi grazie ancora, e scusate, prima di chiudere, anzi mi scuso che mi sono dimenticato, noi chiaramente releghiamo tutte le curiosità, domande eccetera eccetera ad adesso. Se qualcuno ha qualche curiosità, assolutamente, perché comunque siamo in tempo, siamo in orario, dobbiamo finire per le 5 e sono le 5. Se qualcuno non vuole fare la richiesta, può comunque tramite il sito fare qualsiasi tipo di domanda e noi rispondiamo. Però se qualcuno vuole, noi siamo qua.